Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati per un'altra sessione ai Swindale. Oggi, mentre attendiamo un attimino che arrivino gli altri, ne approfitto per fare un po' di piccolo spazio pubblicità, ossia l'angolo degli acquisti del Master. Tipo, acquisti del Master, e mi è arrivato l'espansione di Old School Essentials. Uno, Madonna. che Quattro. probabilmente non giocherò, perché per giocare ad AD&D, cioè Advanced Dungeons and Dragons, è l'espansione per prendere e giocare i manuali dell'Advanced. Già ho preso la base dell'OSE di Old School Essential, consente di giocare la Back Me, cioè Basic, vabbè, la scatola rossa La fondamentalmente. scatola mitica Cioè, proprio letteralmente prendete le avventure tipo di qua. Karameikos. Tipo questa. Ok, Sì. cioè proprio Bellissimo. prendete le avventure queste qua, veramente di 800 anni fa, e con quelle regole le potete giocare dirette. Dirette, senza nessun. Cioè, proprio prendete le stat del mostro, delle robe, delle stanze delle robe, si gioca uguale, uguale. Ed è molto snello come manuale. E poi mi sono regalato questo. Non va a fuoco, Ah. Aspetta, eccolo. perché devo farlo Tre vedere. draghi, è perché c'è tanta luce. Eccolo Lo là, so, tre tre draghi draghi al al buio. buio. Three Dragons Ante, che è il gioco di carte di D&D. Cioè tipo scala 40 di D&D. Più scopone scientifico. Nel manuale ogni Ah. tanto vedete che ogni tanto i manuali delle avventure vi dicono questi qua stanno giocando a tre dragoni al buio. O Three Dragons Ante in inglese. Carino che ti danno anche le monete d'oro e di platino di Waterdeep. Sono quelle di Waterdeep. Ah, sì. No, l'ho preso perché è carino, poi me lo leggo, ma poi se mai si tornerà a giocare, dire, Oriol. For Real, è carino buttare, tipo, in taverna, cosa giochiamo? Giochiamo questo. No. Volete fare il gioco nel gioco? Si può fare. Inoltre, ne approfitto per farvi vedere invece una robina carina, un paio di news, perché ci sono un paio di Kickstarter che vi segnalo, che sono, allora, uno è Vault of Magic, questo qua, che sostanzialmente è della Kobold Press. La Kobold Press è una, ormai è anche collaboratrice ufficiale di D&D, tipo le prime avventure le avevano fatte la Kobold Press, ma sostanzialmente sarà un manualozzo di oggetti magici. Che secondo me è una delle robe che un po' mancano in quinta edizione. Manuali magici ufficiali, poi ce ne sono Homebrew, puoi farti quello che vuoi, ma ogni tanto a me da Master, siccome questi qua poi lo rilasciano anche per Fantasy Ground, a da Master ogni tanto piace avere un listone. Aspettate che sia collegato e esco con l'altra utenza. Vediamo un attimino. Dobbiamo vedere quando si. Infatti, eccolo qua. Ora scusate, ma io devo mangiare davanti a voi. Tu A mangia, tutto mangia, buon mangia, mangia, appetito. mangia, mangia. Allora, Ciao. aspettate un secondo che riregolo al volo le telecamere. Allora, player 1 è giusto. Player 2, Bremen sei in basso a sinistra. Player 3, togliamo John Travolta e sei giusto, Merrick, perfetto, solo voi due vi si inverte ogni volta. Ok, bene così. Dicevo, un altro invece Kickstarter che vi segnalo è questo qua, che è The Wilderness della Loki Battle Mats, che sono mappine. Quelle che potete riscrivere, mettere su tutto, questo è tutto a tema outdoor. Le ho trovate molto carine, poi vi danno anche dei
degli specie di sticker, non sono degli sticker, degli stacca-attacca in vinile con sopra tipo gli alberi, le robe, per cui li appiccicate sopra, è molto utile. Devo dire che per quello che ne ho provate tante, 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 tante di mappe, sottolineo tante, e questo qua per giocare, diciamo, la serie della Loki, scusatemi, è quella che per fare il master improvvisato, cioè, mi porto dietro un paio di queste robe qua, cioè prendo questo, prendo quello del dungeon, prendo che cos'è, e quello della città, per ora ci sono queste tre qua, città, dungeon, e adesso esce quello del wilderness, meraviglia. Cioè, sinceramente, li trovo quelli per cui tra quelle tre mappine più la personalizzazione con gli sticker, veramente puoi fare la roba del tipo: stasera dove siete? Non me ne frega niente, non ho la mappa pronta, ne caccio fuori una di queste, la personalizzo un attimo, ci disegno sopra col pennarello che poi puoi cancellare, e andiamo avanti così, cioè. Anche perché, vi dirò, è una delle robe che forse a forza di giocare avventure scritte di D&D un po' mi manca, avrei un tantinello voglia di fare una campagna, quelle che dico a cazzo di cane, no, voglio dire custom, una campagna in cui fondamentalmente gestita dalle cazzate che decidono di fare i giocatori. Sì, ma proprio, cioè, ovviamente con un'ossatura, un'infarinatura, ma fondamentalmente se il giocatore decide andiamo a destra, andiamo a sinistra, questo lo ammazziamo, vai e io reagisco, cioè, completamente aperta e reattiva in base per il giocatore, per il master. Una campagna ovviamente basata sulle Forgotten Realms, come piace a Flavio. Allora, non ho nulla contro le Forgotten Realms, però in realtà preferirei una roba totalmente custom, perché tra le altre cose, aspettate se riesco a mettervelo fra le inquadrature. Non l'ho messo questo qua, non ho fatto il video di questo, vero? No, aspettate che ve lo caccio fuori. Preferiti ed è GDR. Aspettate che lo caccio fuori, poi lo condivido. C'è questo sito qua, aspettate che rimetto FGU grande e ricondivido Chrome. Pam. C'è questo sito qua che è Asgard, praticamente le mappe di Asgard, che lo trovo molto carino perché consente di fare delle mappe totalmente random in pochissimi click e che trovo assolutamente credibili una volta che si toglie il ghiaccio, che mi fa veramente schifo. Una volta che si toglie il ghiaccio e mettiamo un po' di texture, high map, vabbè, si gioca un attimino con queste icone, vediamo cos'è che volevo, cells, no, le relief, vediamo cos'è che faceva relief. Relief mette le montagnette, cioè i border potete, la pregenera anche a livello politico, è una roba molto potente per fare le campagnette appunto alla cacchio di cane, quelle che chiamo io, cioè non proprio così, però avete una base solida ma creata al volo, cioè per fare una mappina di questo genere qua su un programmino fatta a modino, come potrebbe essere su cosa lo uso di solito, com'è che si chiama? Boh, non me lo ricordo più, oddio, quelli di... allora ve li dico, potrebbero essere programmini
per fare le mappe. Adesso, vabbè, non me ne vengono in mente adesso per disegnarle, mi verranno in mente, ci sono quelli anche free e quelli che a pagamento. Anvil, World Anvil, uno ad esempio che mi viene in mente così, oppure Dungeon Painter, ecco, Dungeon Painter, un altro che mi viene in mente. Cioè, per farli su quei programmini, una mappa di questo genere, ci passate almeno 2 o 3 ore, eh. Sembra una cacchiata, ma a fare una robina del genere ci passate 2 o 3 ore. Come niente, come ridere. Come ridere per farla, per ottenere una roba così random. Tant'è che secondo me è una roba che anch'io userò probabilmente come base. Cioè, invece di farmela io mentalmente creare una roba. Perché non è facilissimo quando disegni creare una roba più o meno randomica. Perché non è randomica, le mappe hanno un senso. Nel senso, cioè, ad esempio, i fiumi vanno dall'alto in basso, la forma delle coste non è regolare, irregolare, dipende dall'erosione, da queste cose qua, e quello lì lo fanno un pochino con un calcolo automatico, questa cosa qua. E ti imposta anche i biomi, per cui sai se qua c'è foresta, queste robe qua, lo fa tutto in automatico in 3 secondi. E stai lì e clicchi, lo fai 20 volte finché random non te ne viene una che ti piace. Ci perdi 2 minuti invece di fare 3 ore per ottenere quello che ci avresti dovuto pensare un'ira di Dio. Poi magari lo usi come base, come template per crearti la tua personalizzata al 100%. Ok, ci siamo tutti. Scusatemi, ho fatto un po' di annunci intanto che aspettavamo tanto devi ancora aggiornare, giusto? Salvo. Io sono già pronto. Ok. Ah no, sei già dentro. Adesso ti vedo aperto adesso. Bene, allora, se siete tutti dentro, bevo, festeggio. Salute. Rinato i bicchieri, brindiamo. Uno a me e uno alla terra che mi Questo dà succo l'anima. d'arancia ha un gusto strano. Se mi vedete correre al cesso, sapete perché. Cioè, se a un certo punto vedete e c'è la mia finestra vuota, non chiedete. John Travolta. No, niente. Non ci sarebbe il tempo di fare John Travolta lì sopra. Allora, dove siamo rimasti l'ultima volta? L'ultima volta, in realtà. Allora. Abbiamo Dopo aver fatto il culo chiudendo probabilmente almeno temporaneamente una cella attiva oddio, oggi stasera Non viene mai non mi mettermi viene una mai, cella non mi qua, viene però mai, lui viene nella rete nera. degli Zentarim, dopo averla chiusa definitivamente, intendo dire tipo decapitando il capetto locale della cella, avete deciso di vedere qual era la situazione circa taglio più corto, scusatemi, perché sennò diventa 20 minuti di riassunto. Vi è stata affidata la missione di portare avanti un negoziato con i go un negoziato di pace con i goblin. Alcuni vi suggerivano in modo violento, come posso dire, diplomazia all'americana. Per cui vi hanno dato anche degli incentivi in questo caso qua, ma una volta arrivati a Karkolok, cioè dove c'è questa fortezza dei goblin, ed esservi seduti insieme al loro capo, Yarbnok, avete visto attraverso il suo inganno e avete sgamato che in realtà non è un goblin ed è un ognomo, e la sua offerta di pace, di gestire dei negoziati di pace, quindi andare escortato da voi fino a Ten Town, era in realtà anche probabilmente un piano per fuggire una dal. richiesta d'aiuto, diciamo. Richiesta d'aiuto è una parola grossa, perché presupporrebbe che vi avesse chiesto aiuto. Sì, Era un dov'è? modo per salvarsi il culo da un numero crescente
di goblin che stanno iniziando a vedere attraverso le sue macchinazioni, le sue menzogne. Detto questo, avete mandato i vostri fidati Ogrk e Croc a badare alle slitte. Avete anche ha manifestato l'interesse a portare con sé un oggetto di origini antiche, un contenitore ovoidale metallico che sta studiando, con cui presume di, una volta trovato il metodo per poterlo aprire, di guadagnare abbastanza soldi una volta arrivato a Tentown da rifarsi una vita fuori, al di là di Capo Goblin. Questo è quanto avete trovato. Sta a voi, nel senso che adesso dovete dirmi come volete operare nello specifico. E andiamo un po'. E tutte le volte, scusatemi un attimo. Io faccio la proposta off game, poi mi dite cosa ne pensate, compagni miei. La proposta è: portiamo l'uomo a Bryn Shander. Facciamogli parlare con il portavoce. E sfruttiamo la sua posizione di capo goblin per il nostro altro problema sui Duergar. Cioè, diciamo che il negoziato diventa un ti diamo asilo nido in cambio di utilizzare i tuoi goblin per fare un'altra cosa. In realtà facciamo un favore anche allo sceriffo. Forse fattibile, direi di sì. La tentiamo almeno. Però io non vorrei sprecare troppo tempo. Nel senso, cioè, mi spiego meglio. Dobbiamo tornare comunque indietro, quello è innegabile. Ce lo portiamo dietro per forza, perché comunque sia capo dei goblin o non capo dei goblin, per finto o presunto tale che sia, alla fine lo sappiamo noi. E finché può reggere il gioco va anche bene. Il fatto è che non vorrei stare a perdersi troppo tempo. Se... Una domanda, scusate mentre abbiamo... fate, voglio capire una roba. Mirko, tu ci sei? Sì. Ah, ok. No, ok, perché non ti sentivo, quindi, ma non ti sentivo dall'inizio, quindi non sapevo se avevi problemi, magari vedevamo la tua immagine, ma in realtà eri senza quindi il microfono. Adric dirà semplicemente, bene, direi che qui non abbiamo altro da fare. Possiamo andare. Allora lasciate che recuperi un po' le mie cose. Sì, cerca di fare fretta e soprattutto fatti vedere. Fondamentalmente, vedete che va nella sua stanza. Non ha granché, se non viene con uno zainone a cui è legato questo. Lo vedete, è un ovone gigante, tipo Kinder Grand Sorpresa, ma formato gigante. È di metallo. Ed è di metallo. Ok. Anzi, aspetta un attimo. No, non ce la fa con lo zaino. Gli diamo una mano. Non ce la fa perché sono circa 120 kg. Orco. Non ce la fa. No, con lo zaino non ce la fa. Ha la Bego Folding? No. Non credo, perché ha una cassa, bisogna trasportare. Allora, la cassa è il lato più corto, è 3 piedi, quindi un metro. Quindi è un metro per un metro e qualcosa, cioè ovoidale, cioè prendi un uovo che è largo e quindi poi largo un metro, sì. E poi sarà, cioè, un po' più alto, 1,20 m, sì, per dire. Sì, ma ci vuole una cassa allora per trasportarlo. Allora, in quel caso lì arriva con un sacco, è presente quello da portare, bisaccia da portare a due con un palo in mezzo. Dice: allora voi vi potete occupare di trasportare questo.
fino a una slitta, dopodiché siamo a posto, no? Cambiato per i suoi portantini pure. Yarb no. Io gli dico, gli do una mano, gli chiedo a Kane se mi può dare una mano, perché ovviamente il nano non ce la fa, perché sennò deve andare via così. Allora, in due, allora, in due è assolutamente un peso trasportabile, eh? In due... Mi conto che quella cosa me la carico in spalla da solo. Volendo tu te la puoi caricare in spalla da solo, ne hai la forza per farlo. Quanto avevi tu, Adric? Adesso non mi ricordo quant'è, ma credo di sì. Vabbè, non mi ricordo. Magari l'ho sparata grossa, però mi sembra. Beh, 14 adesso... di forza dovrebbe essere possibile. No, era il discorso anche dell'ingombro. Che mi sembra che... No, l'ingombro no. Allora, a fatica, però cioè è pesante, no, ma ce la puoi fare. È come portarsi in saccoccia un tizio bello pesante. Non è impossibile, di sicuro non corri, di sicuro non corri con quella roba lì, cioè vai a metà del movimento. Infatti io gli faccio stizzito proprio. Dai, o su, ma andiamo. No, gli dico, te, tieni libera la tua ascia, il tuo scudo. Mica abbiamo da combattere qui adesso al momento. Però non si sa mai. Se magari vedono che ci segue il loro capo, magari chissà cosa gli può saltare in mente. Ma non riusciamo a caricarlo su una delle slitte? Sì, sì, è solo per arrivare fino alla slitta. Poi quando siamo sulla slitta la mettiamo. Bremen, scusami, tu hai la grande facoltà di dover diventare, oltre un ragno, anche tante altre cose, no? Potresti fare... Cosa potresti... faccio? Mi trasformo in gallina e lo covo. Potresti diventare... Non mi viene in mente l'animale, quello che ho usato l'altra volta, quello della montagna. Il caprone. Te lo carichi sulle spalle, poi fino alla slitta. Ma no, non spreco fate ragione. Una trasformazione per... Solo anche per forma... Comunque... Se non è per forma di ragno minuscolo, non le spreco. Cioè, le spreco solo... Cioè, due trasformazioni ho a riposo brevi e sono due ragni piccoli da un punto ferita. Ma scusa, Yardlock, no... non è qualcuno che non brilla certo per intelligenza fra i tuoi sudditi qui che può stare... La taglia. Ma sì, dai, portiamolo noi intanto. Non credo che si vogliano aiutarmi a trasportarlo questo e poi non vorrei che lo toccassero loro. Ce la faccio io a prenderlo su. No, perché ho 10 di forza. Allora, tu fai un po' fatica. Ritorniamo al piano originario, me lo carico io e andiamo. Ripeto, sono 120 kg di roba da portarsi dietro. No, ma se abbiamo il bastone io e Kane. In due non è un problema, eh. In due non è un problema. Cioè, così è pesante. È pesante, però potete andare con quella roba lì. Allora, fino alla slitta lo portiamo noi. Arriviamo alla slitta. Ok, arrivate alla slitta un par de coglioni. Allora... No! Sapevo. Allora... No, come siamo già arrivati a Bryn Shander, no? Sì, siete già a Bryn Shander, fatto. Ecco. Allora, che avventura giochiamo adesso? Perché avete già risolto, cioè non c'è più l'inverno. Fatto tutto, risolto la cosa. Il famoso incantesimo, risolvi quest, vinci campagna. Si chiama cheat. Va bene, allora, no. Allora, i due abbracciano il coso col bastone. Okay? Allora, quindi i due che abbracciano il coso siete quindi Bremen e Adric, e giusto? Kane. Ah, Bremen e Kane. Mi metterò alle spalle del. Non lo sto facendo. Io con 8 di forza lo sto facendo. Ok. È pesante, cioè, però non è insopportabile, cioè è pesante, sono 60 kg, divisi due, sono 60 kg. Io mi metto dietro a chiudere la fila, capito? A proteggere anche lo gnomo, nel senso che chiudo proprio la eventuale... Tieni conto, è come se ti salisse una fanciulla sulle spalle... L'amica di... No, di l'amica peserebbe di più di 60 kg, cioè quella, l'amica di Merrick, secondo me, siamo sugli 80-90 di puro muscolo e dolore per il suo partner, cioè la dovete immaginare come una virago, non... Salutiamo Inga. Inga è proprio... Il prototipo di donna da snu proprio, cioè proprio... È fatale.
quelle che morire per snusnu. Cioè, quelle che quando le guardi non hanno delle dita, ma hanno delle salamelle da quanto sono grosse. Cioè, ma non di grasso, è di pura potenza agricola, no? Cioè, quelle che vai lì e dice: alzo, è la quarta volta che prendo in mano l'elenco del telefonico e mi si rompe in mano quando cerco di sfogliarlo, no? Perché fanno queste cose qua, proprio... Che scena trash. Ma scusami, in puro stile girl power, ma non cioè, immaginate una donna Zangief in formato donna, ecco, senza il petto villoso, però no. Questo già gioca quello gioca a suo favore. Detto questo, ragazzi, allora, una volta che uscite, vi ricordo c'è un po' di gente qua appena entrate nelle altre stanze. Userò Adric per spostare e dire dove andate nel frattempo. Anzi, no, guardate, userò Yarb ogni volta che andate. Allora, sentite che Goblin, quando le guardie, quando passate all'ingresso del fortino, fanno... E Yarb gli risponde in Goblin. Vediamo un attimino. Come va? Mormorano ancora un pochino fra di loro, e seguono leggermente... vi seguono da dietro con calma quando vi allontanate. Sembra tutto proseguire con calma quando, diciamo, arrivate sulla piattaforma e sentite delle grida da qua. Da qua, risposta anche da qua. E... Sai che non vedo su quella mappa? Ah, scusatemi, perché siete su quell'altra. Ah, questa. Ok. Questa. Allora, andiamo con Fantasy Grande. Allora, arrivate circa sulla piattaforma e sentite che dalle torrette... dalle torri di guardia scoppia un grido d'allarme rivolto nella vostra direzione e Spellix, o meglio Yarbnok, si rivolge a voi e dice: temo che credano che mi stiate rapendo. Come temono? Ma non gli hai detto che... No. Ma tu non riesci a parlare con lui. Posso provarci. Nel frattempo, tirate l'iniziativa. Nel frattempo, allora, aspettate che io vedo noi. Ah, ok. Vi sposto, poi allora ci sarà piano. Merrick che chiude, Bremen e Kane insieme. Io penso di aver fatto il tiro più basso di iniziativa di tutta la mia vita. No, sono cose che succedono. Merrick, grande. Pensavo che tu avessi un piano, un stupido gnomo. Ma avvisali, no? Digli tranquillamente che noi non ti stiamo rapendo. Dobbiamo andare a fare questa... Intanto abbiamo le armi estratte, mentre gridiamo queste cose.
Scusate che vedo di capire dove sì, cacchio... appena vedo che la situazione si complica, io appoggio insieme a Bremen, appoggio il colpo a terra. E... Warfo, gioca. Allora, appena finito di mangiare che c'è un combattimento, quindi già digerisco quello che ho appena mangiato. Voglio ringraziare per la mia cena a una nota marca di fast food di cui non si può dire il nome. Ma perché no? Ma che sei visto per bene? Mac... Là. Ah no, il Burger King grande, bravo. No, ma non la dico, tranquillo. Cioè, non abbiamo obblighi nei confronti di sponsor, noi. Cioè, non abbiamo sponsor, che cazzo vuoi? No, ma non lo sto dicendo, ma non me lo fare dire. Cioè, potrebbero... Insomma... potrebbero però sponsorizzarci. Non sarebbe un problema, no? Vabbè, con quello che gli ho dato possono, cioè... prima che vada alla pari ci vorrebbero anni qua sopra. Allora... Ani anche. Allora... Tac, e andiamo in ordine. Sarà un casino perché ho nominato tutti i goblin del... Cos'è, goblin 1, goblin 2? Goblin... Sì, esattamente. Sì, il problema è che ne deve fare 34, e quindi... Sì, esatto, quindi... Goblin 1, che è questo qua... Anzi, apriamo, facciamo una bella track. Roba... Vi mostro tutti gli NPC perché tanto non ha senso. Mostraceli tutti. Allora, Goblin 1 è uno di quelli che vi sta seguendo. Vedete che estrae le armi ma non capisce bene ancora che cosa fare, perché gli era stato già detto... Probabilmente trasformi in ragno. Bravo, gli era già stato detto da Yarb più o meno qual era la situazione. Allora... Goblin 2, Goblin 10. Vediamo le lingue. Di mediare in qualche modo. Mamma mia, questi... Allora, vedete, questo è uno dei motivi per cui non amo... Allora, perché da qua in realtà lui ci vede, no? Non funzionano bene le linee di vista qua sopra. Allora... Comune primordiale Silvano, no? Allora, da qua... Chi è che può vedere? Allora. Può vedere. Dai, facciamolo così. Merrick. Allora. E ti arriva una frecciata. Allora, il raggio è sicuramente nel long range, è giusto nel long range, quindi deve tirare con svantaggio e tu hai più 2 alla classe armatura, Merrick. E ti manca, cioè vedi, da qua ti arriva una frecciata dalla torre di guardia nel sotto. Non vedi bene, però vedi che una freccia ti passa vicino. Scusatemi, ho dimenticato. Quello qua, siamo sotto tiro. È una posizione svantaggiosa. Io parlo a Spellix e gli dico, ma non riesci ad avvisare che non ti stiamo rapendo? Con quelli che... Lo scudo. Scusate. Io perculerò Adek dicendogli, ma tanto la fede in Moradin ci salverà. Certo, ma è di sicuro. Ci allora, parte, okay. Tocca dubito che ci rivedremo dalla stessa parte, dall'altra parte. Tocca Goblin 11 che arriva qua. E... Lui direi che spara a te. Che distanza è? 100 feet. Pure più lontano dell'altro. Quindi sempre con svantaggio. In questo caso non hai il più 2 però. Tira perché questo è più in alto. Cioè ti vede a tiro libero. L'altro era... aveva il parapetto che... C'è la nebbia.
No, il parapetto. No, quelle sono nuvole, le ho messe così per simulare che ci siano le nuvole. Stavo cercando. Direi che ti missa. Cioè, anche tu, Kane, vedi una freccia che ti vola nella tua direzione. Velocizzerò perché non possiamo stare a farli per tutti. Goblin 12 invece corre verso di voi. Cioè, vedete... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E te... Così. Wag, proprio. Sebbene non mi dispiace l'idea di combattere, io direi di darci la gamba levata. Goblin 2, invece, arriva fino a qua, ma è uno di quelli che erano... con cui aveva parlato... quindi sono 1, 2, 3 e 4 che sono Goblin 3 e Goblin 4. Anche loro avanzano, cioè vi stavano seguendo. Goblin 3 e Goblin 4. Ma loro non fanno nulla perché sono quelli tenuti fermi a cui aveva potuto parlare Spellix. Allora, questo... Ok, no. Questi si mettono qua. E questo si mette qui. Ok. Ok. Goblin 7. Ok. Goblin 7 e Goblin 8 invece anche loro si mettono uno su Adric e ci arriva giusto tutti e due su Adric senza svantaggio, però ha il più 2 del di cover, ha il più 2 di cover. Allora, quindi che questi arrivano da... La vedete la freccia da dove la sto mettendo, sì. Vero? Quelli... Ma poi per uscire qual è il giro da fare? Se non ve lo ricordate, cazzi vostri, Ok, allora a sinistra. Allora, faccio due tiri, quindi. La piattaforma ce l'ha portata. 20, però non ti piglia col più 2 di classe armatura, vero? No. Quanto hai fatto, scusa? 20. 20, se ho il più 2 dovuto alla cosa, no, non mi prende. E l'altro proprio no. Cioè uno ti fa stunk, però lo pari con lo scudo. E l'altro proprio no. Proprio l'altro va, sentiti, va alto. Sono più vicini. Ok. Allora, non abbiamo mica finito. Ok, Goblin 8. Ok, quest'altro anche lui arriva qua. E anche lui proverà a tirare su chi ha vicino lui. Merrick con svantaggio il più 2. Con svantaggio il più 2. Svantaggio. Sì. Incendia il ponte. E il più 2. Incendia il ponte. Quanto hai di classe armatura? 18. 17, quindi. Nope, non ti piglia. Ok. Stunk, stunk, stunk. Allora. Ah, scusatemi, ho dimenticato di mettere. Snubsuk. E cos'è questa roba qua grande? Vi ricordo che c'era quello del cancello. Ma facciamo un altro po' di product placement mentre Flavio si diverte. Ok, no, no, dimmi, vai. Ah, è sta te. Ok, tocca a voi, quindi tocca a Merrick a questo punto. Sì, allora, scusatemi un attimo, faccio vedere il disastro. Lo faccio vedere a chi ci sta seguendo.
il disastro che è Fantasy Ground in questo momento, che ho giusto evitato di popolare un paio di torri, ma per il resto ho piazzato 27 milioni di token. Merrick, tocca a te, quindi. Merrick. Trama ipnotica in mezzo al gruppo da 5. Quello dietro di voi? Dietro di me. Quello dietro di te. Ok. E bravo Merrick, fai qualcosa a tutti. CD? 15. Saggezza? Sì. Faccio 5 tiri e poi vado in ordine di numero, eh. Cioè dal più basso al più alto. Allora, 1. 2. 3. 4. Nessuno lo passa. Bene. Tu hai 15, giusto? 15. Ok, il più alto è stato un 14, quindi vedete, Merrick si gira, vedete, fa... sarebbe... Ehi, fermo lì, ABC, perdi qui, guarda lì. E parte lì. I wanna dance. Vedete, parte una combinazione di luci, colori, ed è come il primo shock di quando uno vede, sente, che ne so... Oh baby, hey! Oh baby. Madonna mia, io quella canzone non la sopporto, me la sono dovuta sentire per 2 ore di fila a quando ho fatto la coda per Madame Tussauds a Londra, la davano all'infinito. Baby, oh, e mi hanno guardato male un paio di ragazzine quando davanti alla sua statua di cera mi sono messo lì, gli ho fatto oh pezzo di merda, ti odio pezzo di merda, e le ragazzine no, ma andate a fanculo anche voi, cioè porca puttana, che no, ma penso che l'epoca migliore sia stato i Belieber contro i Directioner. Quello penso sia stato quando l'umanità ha toccato proprio il fondo. Vabbè, non mi posso lamentare. Cioè, allora, l'unica giustificazione che do ai invece a quelli che seguivano le girl band è che c'è un solo motivo per cui uno segue le girl band. L'ormone. Ah, ti ricordo che la scendere è qua, Eric. Scendere è qua. Ricordi che c'era la piattaforma? Dipende da dove vuoi andartene dopo. Se no, dimmi qual era il motivo per andare lì. Cioè, voi siete saliti da qua. Se no, qua c'è anche una serie di leve e argani e sistema a pulegge per tirar giù la piattaforma. Però dovete dire, no, se, allora, se... Ah, non avevo visto, credevo che ci fosse un'uscita dall'altra. Cioè, no. Il salto è... Allora, arrivo lì e mi butto a terra diventando... Cioè, prono. Ok, ti butti a terra contro il parapetto. Benissimo. Così benissimo. Aumento la classe di difficoltà. Ti dirò non che aumenti la classe di difficoltà. Questi a sinistra ti possono sparare. Con svantaggio perché sei a terra, gli altri non ti sparano e basta. Punto. Ok, c'è quello. Forse questi di questa torre qua possono. Perché è più in alto questa torre rispetto a voi, eh. Ma sempre con lo svantaggio perché sei a prono. Allora, tocca a Yarnok. Allora. Facciamo una domanda. Se io colpissi uno di quelli bersagliati da Merrick, l'incantesimo finisce? O dovrei colpire Merrick in teoria? Cioè per annullare la trama ipnotica. Allora, è una tua. Ti dirò, mi puoi tirare un arcano. No, è una domanda off game che ti sto chiedendo. È certo che è una domanda off game. Non ti rispondo alla domanda off game. Perché ti rispondo se il tuo personaggio lo sa questa cosa qua. Vai. Ok, hai riconosciuto trama ipnotica è di terzo. L'hai beccato di giustizia. Hai usato la tua reaction per hai incapito che incantesimo ha lanciato Merrick. Quindi sai che è trama ipnotica e sai che sono lì rincoglioniti per un minuto, a meno che qualcuno non vada a scuoterli o menarli.
Ok. Quindi lo sai di farfaglia, personaggio. Ha fatto peggio di lo sai di personaggio questa cosa qua. Che non ha tirato. Quindi... Allora. tocca a Yarbnok. Allora, che lui prova a urlare qualcosa tipo e prova a fare. Allora, vabbè, tiro pulito. Allora, sembra aver avuto un qualche successo Yarbnok. Tant'è aspettate. Ok, eccolo qua. Ok, sembra aver trattenuto un attimino. Vedete che si guardano un po' in giro gli altri goblin dopo questa. Scusate, posso eliminare le capre? Perché ho 5 capre nel combat tracker. No, 6 capre. Aspettiamo che di roba nel combat tracker. Sì, appunto, solo che 6 capre, anche se non vi metto le capre nel combat tracker, direi che potete vivere anche senza le capre. Ok. Tocca. Ok, c'è cioè il warg, ok, non importa. Bremen, tocca a te. Vedo che si sono fermati gli attacchi. Se vuoi fammi un insight. Sembra che quantomeno abbia seminato il dubbio fra i goblin e non siano più attivamente impegnati nel prendervi a frecciate. Ok, allora mi sposto e inizio a scendere. Gli dico a Kane, andiamo. Sì. Tu e Kane dovrete agire insieme se volete sì, porcalare giù quella roba lì, perché se avete indietro... Sì, perché sennò non... Ok. Vedo che prendo sul bastone di caccia e gli dico a Kane, dai Kane andiamo velocemente. Vi dirò almeno questo round, ditemi poi dove volete andare, perché sembra aver bloccato per ora il... Volete iniziare a scendere? Sì. Chiedo anche agli altri, sì. Che in... Sì. Ok. Allora, perché vi dirò, per esigenze narrative, taglio da combat non combat, combat non combat, dipende da che cosa succede. Allora, quindi scendete per le scale facendo molta fatica a calare il l'uovo. E allora vi ricordo che la piattaforma sotto ci si può passare sotto, è tutto sollevato, certo. quest'area, questa zona qua è tutta sovraelevata, sotto ci si può passare. Quindi scendete, vi piazzo un po' giù sotto giusto per tac tac. Voi due insieme che siete gli ultimi a scendere per ovvi motivi, tacete. Sembra che al momento le cose stiano procedendo, se non che pochi secondi dopo sentite un Yarbnok! Nepnastro! Nebra! Allora, vedete qualcosa che dalle tende sembra uscire una goblin di una certa età. Ok.
qua. Aspettate che di nuovo ve li metto tutti visibili perché sono sicuro e li vediate tutti. Una goblin di una certa età, uscendo dalla tenda, corre verso Yarnok, gli afferra la faccia e gli strappa via la maschera. Ottimo. E da qua riprendiamo, diciamo che Bremen e Kane avete agito perché siete scesi, siete gli ultimi ad aver sceso, ad essere scesi, scusatemi, agite, vediamo quando è che agiva Manafek agiva qua. E Adric, tocca a te. Ok, allora io quanto sono distante da quello stupido gnomo? Senti, quando tu eri sceso a guardare un attimino com'era la situazione sotto, vedi che c'è uno, hai notato che qua c'è Snubsuk, forse non lo vedi perché c'è la roba che ti blocca qua, vedi che c'è Snubsuk a cavallo del Worg. Ed eri sceso a guardare un po' la situazione com'era davanti, e Ogrk e Grok che stanno montando sulle slitte, si stanno preparando e si stanno guardando intorno, sono tutti in difesa contro, puntavano contro Snubsuk. Ok, no, perché la mia idea era quella di prendere il tizio e caricarmi le spalle e correre come un pazzo, però se sono lontano da lui non lo faccio, semplicemente, e piuttosto punterò allora a sfondare, corro verso il cancello e cerco di abbattere l'ostacolo che mi trovo davanti, in modo da liberare la via. Ok, l'ostacolo che avete davanti più grosso, probabilmente è Snubsuk, che è il guardia di porta, cioè è il goblin che vi ricordo dalla volta scorsa ha legato a un polso incatenato, cioè ha incatenato al suo polso, esatto, la chiave per aprire il cancello. Ok? Non che non sia impossibile, vi ricordo, non che non sia impossibile da qua saltare giù da alcune parti del forte, ok? Però poi bisogna vedere cosa fate con i cani, perché i cani non possono con la slitta arrampicarsi e lanciarsi giù dal dirupo, dalla rupetta, per evitare di passare per il portone. Se volete passare con le slitte, portone. Bisogna prendere la chiave. Allora, cioè ve lo dico, oggettivamente sì, l'unica alternativa sarebbe staccare le slitte, slacciare i cani, e i cani a quel punto vi potrebbero seguire, ma lasciate lì le slitte. 2, 3, 4, 5, 6. La stai puntando per andare dove, da Snubsuk? Per avvicinarmi il più possibile senza chiaramente dover fare corsa e... Tu ti muovi di 25 o 30? 25, vorrei tentare un attacco, ma posso farlo da distanza, quello che... Allora, 30 arrivi fino a qua. 25 mi muovo io. Ah, allora scusami. Da qua. E ok. E uno indietro. Ragazzi, volevo fare una capatina in bagno rapido. Vai. Allora, sei uno indietro. Tieni conto che sei sotto, perché Mi assento anche un secondo. Date. Non riesco a vederlo, vero? Sì che lo riesci a vedere. Hai piena visuale. Oh. Cioè, okay, c'è questo goblin che è a cavallo di un worg. Allora, guarda il worg, come posizione. Allora, la posizione è quella del worg, solo che non voglio tutte le volte stare lì a piazzare, visto Tony. Che è una bonus action, sparerò subito Spiritual Weapon. L'8 secondo se ne va, che in 60 feet dovrei farcela raggiungerlo. Sì, guarda, basta fare tasto destro e tasto sinistro, ragazzi, che si è ragione. E vi dice quanti feet sono da una parte all'altra e conta le diagonali, Lo piazzerai in mezzo ai due. Allora, non c'è i due, c'è uno solo. Ah, ok, perfetto. Ascolta le descrizioni, maledetto.
è a cavallo del warg lui. Solo che se no ogni volta se lo metto sopra poi non riesco mai a prendere un token piuttosto che l'altro. Quindi lui non so è se il warg attacca o meno. Questo lo scoprirai solo vivendo, cioè quello che volevo attaccare uno o l'altro. Attacco il goblin però perché la cavalcatura è un altro paio di maniche. Allora tipo te lo piazzo qua la spiritual weapon. Era lì che volevo intendere, ho capito che non era. Sì, va bene, però tieni conto che lui non è lì, è a cavallo in cima a cavallo del goblin, solo, sì, è del warg, è a cavallo del warg, solo che non posso stare lì tutte le volte, se no se posiziono due token uno sopra l'altro non riesco mai a selezionare quello che voglio. Okay, ok, quindi spiritual weapon su Snubsuk. Crittone della spiritual weapon. Vai! Orco zio, 14. Allora, scusatemi, che rido perché la roba dice... Ah, come potrebbe funzionare? Allora... ok. Lo lascio, Snubsuk, perché l'hai ucciso. L'hai ucciso, Snubsuk. Però l'hai fatto rotolare fuori dal warg... Ed è qua, a terra, morto. Perché sto guardando la posizione da cui ha tirato la mazzata la spiritual weapon, eh. Da qua, ha colpito qua, praticamente era lì che vi guardava. Gli arriva una martellata sacra sul coppino che non gli dà il tempo di pensare alle sue cattive azioni, ma va indirettamente... Ah, nello stato di morto. Oggi è dalla mia. La mia fede t'ha raggiunto. Sì. E ora direi che nel dubbio. Vai. Tu hai anche. Quella è la bonus action. Tu hai anche un'azione. Esatto. Vorrei tirare. Chiaramente con la crossbow. Alla creatura. Con la crossbow? Yes. Dovrei esserci come gittata, no? Perché fa. Ok, tieni conto che però sai la crossbow. Non hai la CA dello scudo fino all'inizio del round dopo, eh? 80. No, ok, ascolta, non hai la CA dello... Non hai la CA Ah, ok, perché, cioè, voglio dire, l'idea è che prendi e non stai usando lo scudo per... No, assolutamente. Per pararti, lo stai tenendo così e più o meno spari con lo scudo che ti dà fastidio. Ok, tira per colpire. Lascia... C'è qualcosa che rompe le palle, aspetta. Ok, perché c'è la macchina sotto? 18. Preso. Ok, un po' di danno. Vabbè, sono pochi. Vabbè. Comunque, hai one shottato l'altro, non rompere i coglioni. Non mi lamento per... Voglio dire, l'altro me l'hai massacrato. Allora... Grido gli altri due, tenetevi pronti. Warg, gli hai fatto 3 danni al warg. Allora... Tocca a Croc e Ogrk, che vedete uno e l'altro montano, cioè monta uno su una slitta e l'altro sulla seconda slitta. C'è una terza slitta, ve lo ricordo, perché c'erano, prendono una delle vostre e dicono venite, venite! Però saltano su per prepararsi a partire. Quindi sono lì che vi aspettano per salire su due slitte. C'è la terza slitta che è vuota. Io chiaramente mi giro su me stesso facendo cenno agli altri di darsi una mossa perché... Ok. E a questo punto vediamo cosa succede. Croc, Ogrk... questo è il nostro amico Zublor. Goblin 1 è stunnato ancora. Goblin 10. Goblin 10. Beh, direi che ha avuto tutto il tempo, però scusami, in questi round di fare questa manovra qua, Cioè, di un round di movimento posizionarsi meglio per venire a lui e l'altro,
Idem. Ci sono, Sì, 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 no, sto guardando dove si piazzavano questi qua. Idem, questo e questo. Scusatemi, ma è che sto facendo un pelo di movimento che potevano aver fatto questi qua. Idem. Questo scende, è sceso dalla torretta ed è arrivato fino a qua. E questi sono arrivati qui. Dove okay. Ci sono le due T? Sono le due slitte, vero? Sì, sì. C'è anche okay. Una terza slitta. C'è anche una terza slitta lì. C'è anche una terza slitta. Ah, tu okay. A Adric ti sei soffermato che giusto sopra di te, quasi a memento della tua vittoria, vedi questa figura del robottone arcano fermo, inchiodato sopra sì. Come un pupazzo, e che cigola al vento. Allora, Goblin 10 a questo punto, lui, questo, spara ad Adric senza svantaggio sto giro. Scusami, però li faccio così i movimenti, perché sennò se alterniamo tra combat e non combat, un po' di riposizionamento. Lui mi vede sotto? Sì. Ok. Siete sotto, sei al limitare della pedana. Lui è lì, sì. A naso, okay. Sì. Occhiedo. Occhio, sì. Se si fossi un po' più indietro, farebbe fatica a vederti. Ma lì sei al limitare della pedana, sì. Tira. Allora, tira. 17 senza scudo. Ho 18. Ok, non ti piglia. Goblin adesso. 11. Quindi meno 2. 18. Goblin 11. Prova anche lui a spararti, ma lui tu sei in cover rispetto a lui. Cioè, Goblin 11 da qua prova a spararti, Ok. Sti cazzi, perché deve sparare a te? Spara a lui. Allora, 100 e 85. Comunque tirerebbe con svantaggio. Tira quello lì perché ha la visuale più libera. Allora, con svantaggio. Super flavor. State attenti. Siete. Siete sposti. Campo aperto. Siete sposti. Via. Va liscio. Allora. Qual è che mi ha individuato? Goblin 12 è bloccato. Goblin 13, dove cacchio è questo? Oh, Goblin 13 è da una delle capanne. Una delle capanne esce fuori. E lui spara a lui. Certo che sì. Certo che sì. Allora, gli fa un tiro pulito. Allora, 19. Allora, 19. E cazzo, preso comunque. No, non può usare shield perché tanto lo prenderebbe comunque. Allora, Goblin 13 fa, quindi fa un D6 più 2, 6 danni a Spellix. Allora, dov'è Spellix? Perché ok, scusatemi, è in rosso. Aspettate che ve lo metto come neutrale. Non è né amico né nemico. Allora, subisce 6 danni. Ok, Goblin 14, chi cazzo è? Allora, questo
esce dalla anche lui dalla tenda, esce di qua e spara a Bremen. Ma perché a me? Perché stai rubando robe. 14 14 CA? Sì, e ho 13. E allora ti becchi. No, breve. 5 danni. Non ci credo che un TP K di giocare in un campo goblin. Yeah, si stanno aggiornando i punti ferita. Allora. Eccomi. Poi, Goblin 15 esce e farà due round. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mi sono perso. 10, 15, il tuo Bremen l'ho colpito. Questo corre qua. Hai visto il mio crit con la spirito? Allora, no, Adric, vi siete persi questo, che Adric ha one-shottato il capo Warg. Cioè, ha proprio preso, crittato con uno spiritual weapon e l'ha frantumato in un colpo. Giusto. Severo, ma giusto, come si dice, no? Severo, ma giusto. Allora, tocca a Goblin 16, che anche lui esce, fa 1, 2, 3, 4, 5, 6... Beh, per giustezza, dai, allora, visto che sei giusto appena tornato, spariamo a Kane. Che carino. 12, ma ti manca con 12. Non ti piglia. Allora. Ah, ricordo. Bremen e Kane, voi due siete con addosso il peso, eh. Adesso... Ditemi, quindi se lo mollate o non lo mollate. 17, cioè... più 3. 17 più 3, riesco a prenderlo. Con la tigre, aspetta, se aspetta. Mi tigre. Cosa? A portartelo l'uovo dietro? Sì, con però con la bocca e la bocca a tirarlo. Quanto ha di forza la tigre? 17 più 3. Ah, 17 di forza, sì, ce la fai a tirarlo. Sì, 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 sì. Che così, che è come se ti fossi, è come se ti fossi catturato un antilope. Cioè che non ci sono, uno stambecco più che altro. Allora, Goblin 2 è ancora bloccato da Mirko. Goblin 3 è ancora bloccato. Goblin 4 è ancora bloccato. Goblin 5 non è bloccato. Qua non ha buona visuale. Si sposta avanti. 1, 2, 3, si sposterà qua. Avanza e qua rispara ad Adric. Ti vede e questo ti piglia. No, non critta, 16, 20. Però 20 ti prende perché non hai lo scudo pronto in questo caso qua. 7 danni. Però Goblin. E Goblin 6 anche lui avanza e si posiziona qua e ti spara anche lui. Ma ti missa. Goblin 7 e 8 sono quelli sopra di voi. 7 e 8. Allora, 7. Uno a Merrick. Uno deve sparare a Merrick per forza. 13 ti manca. Ci stanno tutti quanti affollando l'ingresso. L'altro spara a Spellix perché ha una buona visuale da lì. 16 sarebbe preso, ma vedete che fa. Evoca uno scudo arcano che lo blocca. Dopo ti porto Warfo, visto che me l'hai riscattato. Comunque, Merdone, non vale la roba di autovotarsi, sappilo, non vale no, la roba. Sono stato io, è stato la mia figlia. Ah, ok, deve farsi un account e farselo col suo account, maledetto, perché sennò se no arrivano tutti belli belli, non sono stato io, è stato il cugino, no. Perché se lo stanno essendo a casa domani. Ah, va bene, perché sennò se mi dice: ah, chi è questo Supreme Druid? No, vabbè. Perché effettivamente me l'hanno chiesto. Va bene, ho detto: vedete voi,
date qualcosa. Infatti non sono entrato nemmeno in camera. Allora, Goblin 9 si sposta avanti e indovina chi vede. Vede solo te, Adric. Da dove sei lì, fa il tank, ti missa. È un bel po', Merrick. Merrick, tocca a te. Corro. Corri, quindi doppio movimento? Saggia decisione, Merrick. Aspetta, questo è 6. Questo è 6, sì. Guardati lì sotto le mura, Merrick. Non so dove mi sblocchi il movimento, che devo vedere se fare il secondo. E i T sono le... Sono le due, i vostri alleati. Diciamo che sono... qua loro sono uno e uno per ogni si chiama uno, ognuno è salito su una slitta. C'è un'altra slitta qua. Vi ricordo che eravate con tre slitte. In realtà è lunga due la slitta. È e lunga. C'è anche Worg davanti. Worg è qua davanti. E quindi potrebbe attaccare. E un'altra cosa che questo lo sapete tutti quanti. Occhio che hai visto che Adric ha ucciso il Snubsuk, che è questo qua, Snubsuk, questo, e la chiave del cancello è attaccata a Snubsuk, incatenata al polso di Snubsuk, al cadavere di Snubsuk. Esiste un modo pratico per... però ve lo dico in termini pratici di gioco. Vedete poi come volete reagire. Adric che vede il cancello, lo vede chiuso naturalmente. Chiaramente è chiuso il cancello. Ti piaceva vincere facile, ponzi, pom pom po? No, per mettere i puntini su lei. Quindi fai doppio movimento, ma fai per avanzare, quindi per andare verso... Ok. Ok. Sì, ma dov'è il cancello che non ho capito? Allora, il cancello è dove c'è la forma di un cancello. Ah già, voi non vedete tutta... vi avevo scerato anche la mappa da master, perché lì avevate il layout generico. Ve la devo riscerare? Dove ci sono i quattro goblin sopra, praticamente, quella è una passerella. Al di là di quella passerella c'è il cancello. Aspetta, ve la riscero quella da master, non è un problema, per... però, io sì. No, non ce l'ho, se la risceri sarebbe il top. Ve la riscero perché lì vedete tutto senza... Tenetevela aperta voi, è più o meno la disposizione, eh? Ok? No, è finita perché ci sono due torri di guardia, se ben vi ricordate. Dovremmo andare con le slitte. Veloci come i fulmini. E sì. Vi ricordo che hanno anche lupi che avete visto, oltre ai Worg avete visto anche lupi nel... No, ma sì. Tutti abbiamo visto Adric che ha shottato il tizio col martello. Sì, perché vi ricordo che tutta questa è una piattaforma, è alta, ma sotto è vuota, quindi la visuale verso il Worg è libera. La qua, vedo. È proprio lì. Quindi ci potrei passare sotto volendo. Assolutamente sì. Questa è libera. È una piattaforma. È al piano di sopra. È a più 50 feet. Quella. No, più 30 feet. Forse se la guardi con quella del master lo capisci meglio. No, ok. Quella del master. Okay. Allora, questa. Questo. E questo. Sono sopraelevati, non sono delle barriere, ok? Questa è una cagata che hanno fatto sul qua sul Fantasy Ground, questo qua. Anzi, sapete che c'è? Vi vengo in soccorso. Mask, vediamo se me la ricordo. Vediamo se faccio mostra tutto, vedete tutto? No. Exit mask mode. No, vabbè, ma se abbiamo comunque la mappa sotto del... Vabbè, lo fate su quell'altra, va bene. Sì. Ok. Comunque, io non ho un pezzo di muro davanti, anche lì è... No, tu non hai, è un ponte spezzato sopra di te, non è un muro.
In realtà un po' ti copre, cioè, perché se qualcuno cerca di spararti, dipende da dove ma ti non sparano. Non sono coperto dal warg. No. 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 Può passarci sotto. No. Sono due ponti, uno alto 30 feet, quello integro, e uno 50 feet, quello spezzato. Tocca a Spellix. Lui che cosa fa? Shocking Grasp. Quindi attacco con più 5. 11. Quanto ha di classe armatura? Non lo piglia. E quindi con un più 5. E con un più 5. E ha fatto 11 con un più 5. Oh, se... Allora, se è messo male, è messo male. Aiuto! Proteggetemi! Lo dice in comune questo, eh? Quel falso ormai deve morire, è chiaro. È il suo destino. Non è detto. Allora, tocca al warg. Aspettate che mi devo ricordare una roba. Allora, Carcolock. Ah no, ok, me lo ricordavo al contrario, infatti mi sembrava strano. È Snoopsuk che scappava se moriva il warg, no, non viceversa. Il warg è di che dice buongiorno, pasto. E quindi arriva davanti qua. Intanto quanto grosso è messo questo warg? È una large. Fammelo ridurre un pochino, perché sennò sembra non starci nei... Sembrava una huge. Allora. E prova ad attaccarti. Ric. Diciotto. Preso, credo. Sì, ho 18. Allora fammi un tiro salvezza su forza. Urca, 14 danni ti becchi. Come hai fatto bene che arrivare a 18? Merry che è arrivata a 18. Ha preso lo scudo? Ha preso lo scudo. Ah. Ero perso troppo. Ok, non ti butta a terra. Non ti butta a terra. Ok. Quanti ne ha presi? 14 danni. Bremen! Che allora, cosa fai? Allora, io faccio un Conjure Animals e evoco due animali da un dado sfida. Da CR1. Due da CR1. Esatto, allora, che potrebbero essere... E adesso te lo dico. Te lo dico. No, te lo dico io. CR1 tipo beast, sono due beast, vero? Sì, se potevo scegliere avrei scelto la tigre, due tigri. E invece il master, che è più saggio di te, ma non è vero, arrivano... Mannaggia mia. E questi arrivano alla tua... Li mettiamo... Koala ed un panda. Più o meno. Due coccodrilli. Allora, arrivano a... Li metto a iniziativa 13 anche loro. Ma arrivano due orsi bruni. Allora, dove li volevi evocare più o meno? La zona? Meridione. Dimmi dove li volevi, dove li volevi mettere. No, decide Bremen, perché poi se vuol decidere per salvare l'ostaggio,
decide per salvare l'ostaggio, cioè, oppure Merrick, che è bravo a combattere. No, faccio così, allora. Sì, l'orso... Non posso fare uno da una parte e uno dall'altra, no? Eh no, perché il congiuro è in una zona. È in una zona. Congiura in una zona, non puoi... Sì, allora ricordami, ricordami, guardalo lo spell, te lo dice. Sì, sì, guarda che sono 70 feet di raggio. Sì, leggilo, cos'è che dice? Tu dice... Spirit take form, beast and appare in... Uno copied, puoi vedere un singolo raggio, puoi scegliere. Ok, quindi arrivano nella stessa zona. Ok, arrivano nella stessa zona. Nella stessa zona comunque. Ok, sceglimi il punto. Scegli il punto di origine. Come fate per terra col tasto sinistro e tasto destro? E il control, se vuoi dirmi dove arrivano. Oppure puntamelo col tasto sinistro e tasto destro e mi dici dove li metti. Mettimi la freccia. Qua. Dove c'è quel 25, dove hai messo quel robo lì? 25. Sì. Ok, fammela lunga, maledetto, la riga. Non la righetta di 5, che non si capisce un cazzo. Perché se non fai, va? Fai così. Parti da lontano e vai vicino, no? Là, qua. Ok, quindi quello che avviene è bam, uno e il solito esagerato problema, me la cavavo io da solo contro quel bam, due. Ok. Aspetta, dopo io posso anche trasformarmi? Bonus action, puoi trasformarti, certo. Mi trasformo In un... E prendi tigre. In tigre. In borsa. No, perché penso... Aspetta che provo a guardare l'orso. Qual è quello che ha più forza? Se è l'orso... Mi sa l'orso, sai. Che la in tigre... forza l'orso, credo. Però guarda. O il dire wolf. Oh, che dire wolf. Ma però... Aspetta, dammi un attimo. Beh, allora, è Brown Bear quello in cui ti trasformi? Il Brown Bear ha forza 19. Sì. La madonna, è forte sì. L'orso nero, no, ne ha 3. L'orso bruno è 19. Devi provare sì. Dire Wolf, secondo me. Dire Wolf cos'è? Lupo? Lupo crudele. Aspetta, ma ce l'ho qua. Serve per la for... Come no? Dire Wolf, dire wolf forza 17. Dire Wolf forza 17. Ok, allora orso bruno, vado, mi trasformo anche in orso bruno, prendo il mio uovo. Anzi, guarda, ti faccio una bella roba, che così se non hai la scheda, ti assegno uno degli orsi bruni, che così è la stessa scheda di quello che hai tu, eh. Perché anche okay. Loro sono degli orsi bruni. Ok. Avete assistito. E prendo il mio uovo. E prendi l'uovo e inizia a trascinarlo. Sì. Dove ti muovi? Per me ti muovi verso la slitta. Quindi farai 6, 30, 30. Quanto ha di movimento l'orso? L'orso blu. 40 feet. Allora, trascinatevi anche Spellix? Anche Spellix no. Cioè, se piglia l'uovo, piglia l'uovo. No, aspetta, faccio così. Prima di trasformarmi, gli dico a Felix: sali! E mi trasformo in orso. E allora, però, devi aspettare. Devi attendere. Cioè non puoi fare sì. Cioè o lo fai nel tuo round ed è lo afferri Spellix e molli l'uovo. No oppure... no, io non afferro Spellix, gli urlo di salirmi in okay, groppa e mi trasformo okay. E però intanto più di questa azione non riesco a fare. Tu ti puoi muovere di 40. Dimmi dove vuoi andare. Sempre verso le slitte. Quello per forza. Ok, tipo arrivi qua allora. Perché qua c'è la slitta, Sì. Non hai fatto tutto il tuo movimento, No, non penso, sì. Dopo di te, subito, o meglio, agiscono nel tuo round, orsi bruni. Sì, e attacco il... E ora, fagli male, perché hai diritto a un attacco di claw e un attacco di bite a testa. Quindi devi fare... Sono altri 4 attacchi, questa roba qua. Cosa? Aspetta, cosa? Prendi la scheda dell'orso. Ci sono? Che poi tu schifi l'orso bruno. L'orso bruno è sgravato. Ha multiattacco l'orso bruno. Ha multiattacco e ha un botto di punti ferita. Questa può essere una challenge one. Ha multiattacco. È fortissimo per me. No, è così sgravato. 19 di forza, multiattacco. Comunque con più 5. Allora, aspetta.
Che vuol fare la tattica del branco, però. Ma io come faccio però ad attaccare direttamente senza... Non fatemi. Allora, anzi, ve lo chiedo e lo chiedo soprattutto a Salvo. Non usatemi gli automatismi. Tirate dadi, se siete nel dubbio. Tiro il dato. Allora, okay, perché poi il brown beer è... Sono attacchi con il più 6. Ok? Allora, guarda, faccio... Un morso e un artiglio. Dimmi in che ordine li tiri. Prima... Perché fai i danni diversi. Artiglio e morso. Sì. Ok, fai due attacchi. Fai il primo orso. Artiglio morso. Perciò due dadi da 20. Col più 6 però devi fare. Fai un dado da 20. Fai un attacco col più 6 e poi un altro col più 6. Fanne due separati. Sennò viene... Fai due dadi da 20 e mi viene fuori. Uno fa 11. E quindi artiglio, miss. Tira il morso. Con il più 6. Se no, ti ho dato la scheda. Basta che clicchi, Ti ho dato la scheda del brown beer. Se vai sotto su bite, fai melee attack weapon più 6. Vedi che si illumina. Se fai doppio clic, ti tira col più 6. È figo Fantasy Ground da questo punto di vista. No, perché però ti ha messo più 12. Perché ti ha messo più 12? Ah, perché avevi più 6 più 6. Ah, avevi, più 6, ha fatto 6 più 6, 12, però hai fatto 16 ed è preso. Quindi tira, hai un D8 più 4. Ha fatto a fianco, clicca sul D8 più 4, doppio clic, esatto. E tiri il danno. Allora, sono 6 danni al warg. Ok, quindi adesso devi rifarlo, quindi tirami un claw attack con l'altro orso. Preso. E sono 14 danni. E adesso faccio questo. E il morso. Critta. Tira il danno, che te lo tira in automatico il doppio dado. Altri 8 danni. Ok, è messo male il warg. È messo molto male il warg. Tocca a Manafek, che prova a questo punto a tirare una scimitarrata a Yarnok. 12 non piglia. Ok, saltiamo tutti i lupi, che andiamo a Kane. Allora, domanda: Goblin 7 e Goblin 8 sono sopra o sono a pieno nostro? Sopra, 7 e 8 sono sugli spalti. Allora. Che purtroppo Spellix dove sta mi mette veramente nei casini. Bella domanda del cacchio. Vi ricordo un po' le missioni in cui siete, poi decidete cosa volete fare qua sopra, però decidete voi. Decidi, intanto recupero il cane io. Sì, sì. Allora, mi hanno chiesto un warfo, Troia, sono proprio... cioè Spellex mi mette proprio nei casini. Vieni. Infatti dove sta? Non lo so, si è infognato. Vabbè, niente, farò una cosa più semplice. Come si fa a fare il cerchio, ragazzi, quello per il raggio? Che non mi ricordo mai. Non lo so, francamente. Eccoci qua. Hai deciso che cosa fare. Sì. Come si fa il cerchio per il raggio? Control, tasto sinistro, tasto destro. Allora, tasto sinistro. Ah, ok. Adesso lo posso anche spostare, sì? Sì, se ci clicchi sul centro, sì. Guapo.
Chi ha riscattato un warfo? Ecco qua, adesso vi faccio giocare col warfo. Che cos'è che stavi lanciando? Volevo lanciare o Shatter. Ma che sono i 10 metri che vedi adesso. Shatter che range ha? Scusami, raggio ha. Ha un range di 60 feet, però ha un raggio di 10. 10 feet? Sì. Ah, raggio di 10 feet, credevo fosse di 20. Shatter, ero convinto fosse... Allora, each creature in a 10 foot radius. Ah no, è 10 foot radius. Ok. Però non riesco a pigliarli tutti. Non riesco a pigliarli tutti e tre in questo modo. Che palle. Vabbè, allora farò un'altra cosa. No! Chiuso la. Mi puoi riscere di nuovo la mappa, sorry. Sì. Volevo chiudere la cosa, invece ho chiuso direttamente la mappa. Sì, poi vi ricordo che la potete ritrovare la mappa. Basta cercare Karkolok fra le immagini, eh. Ok. Master, scusami, come mai ho 27 di danno? Che senso 27 di danno? Sulla mia scheda ho 27 ferite. Tu hai subito dei danni, però non mi ricordo. 5 sono sicuro. Ah, porca miseria, aspetta, erano 5. Quindi siamo a 22. Allora, 22 danni erano il warg. L'ho segnato sotto di te perché era. No, pensavo, secondo me era andato via. Aspetta, aspetta. 22, quindi tu eri a 5. Quindi erano 22 danni fatti al warg. 22, 9 fa 31. Messo molto male. Ok, vai. Ok, allora mi faccio questi 20 feet in modo che sono a due caselle da Spellix. Ok. E poi cercando di prendere anche il Goblin 16, quindi devo fare un cono che parte da me fino ad andare tipo in diagonale a destra. I coni sono con lo shift. No, scusami, con l'alt. Andiamo? Sì. Fai alt, tieni premuto alt, poi tasto sinistro, tasto destro partendo da te, e vedi che ti fai i bei coni da 20. Da quanti feet sono il tuo cono? Devo fare da 60. Cioè, guardalo, tiralo un po' tu. Quello è da 35 feet, quel... Sì, lo so, è perché c'ho la mappa piccola, quindi non... Beh, quei tre lì lo becchi con il cono, eh. Adesso... Warfo, fermo. Mi stai leccando la tastiera, Warfo. Beh, così penso di prendere tutti e tre. Con questo 55 sono 5 feet in meno. Beh, e faccio un... uso la wand. Sì, guarda, così li prendi tutti e tre. Perfetto. Così, vedi. Puntando allora, così wand... riesci a prendere tutti e tre. La wand per fare Cone of Fear. Ah, sì, non puntata così, là, è un po' più sì, indirizzata. Come l'hai fatta... è come l'avevo indirizzata io. Allora, Cone of Fear CD 15, saving throw. Saggezza. Saggezza. Ne faccio in ordine, vado sempre. Faccio 15, 16 e Manafek. Allora, allora 15. Azzo 17 lo passa. L'altro 1 non lo passa. E Manafek, che non mi ricordo, no, uguale. E Manafek non lo passa. Quindi lo passa questo qua. Questo lo passa. Gli altri due no. Quindi gli altri due sono in fear, giusto? Yes. Allora. Come si fa a chiudere il cono? Toglie il cono adesso. Tasto sinistro e tasto destro. Clicchi tasto sinistro e tasto destro e okay. Ti chiude. Allora, aspetta che mi segno. Goblin 16 e Manafek sono, allora, in fear. Dov'è qua? Frightened. E... l'altro è il 16. ragazzi, spero che abbiate visto abbastanza di Warfo perché mi sta lavando il braccio. E faccio i miei ultimi 10. Posso fare i miei ultimi 10 feet, no? Giusto? Sì.
E li faccio indietro verso il coso. Ok. Mentre quanto... urla quello stronzo di Spelix di seguirmi. Ok. Warfo, giù. Eccoci qua. Libero. Scusatemi, ma... dare la soddisfazione a chi ci segue di vedere il cane è un casino. Dopo. Vuoi risalire su di nuovo, Warfo? Dopo. Quando abbiamo meno casino del combat. Aspettate che adesso ripunto sulla webcam. Allora. Ok. Ti approvo il movimento. Ok, next. Tocca al cadavere di Snubsuk, che medita sulle sue scelte pessime di vita. Adric, uno, tocca a te. 1, 2, 3, 4, 5. Tu puoi, ti ricordo, puoi passare attraverso gli alleati. Ah, il... aspettate che ve li metto, i Brown Bear sono degli alleati. Sì, però entro in una casella di minaccia per arrivare lì. Se faccio così... perché mi si blocca la freccia, non mi si sblocca più? Vabbè. Fai tasto sinistro e tasto destro da fuori dal dove stai puntando e ritorna. Adesso ho pure chiuso la mappa, vabbè. Me la te la riscero. Pirla. Ciao, Arfo. Mi piaceva stare su. Perfetto. Ok. Allora, diciamo che... poi do un inspiration, però per non accumularli tutti su Bremen ne do uno ad Adric, così, sulla fiducia. Sì, sì, vai. Sulla fiducia sui suoi dadi, intendo dire. Volevo raggiungere il goblin che detiene la chiave, presente. Ah, ok. Beh, allora, ti ho detto che ha messo molto male il warg, e ti ricordo che... vorrei soffermarmi su quello perché i tempi stringono, volevo... la mia azione sarebbe stata quella. Hai di una bonus action, Hai ancora, hai ancora attivo il... la spiritual weapon, arma spirituale. Ok, arma spirituale si muove verso... ok. Il warg. Mena il warg, prova a tirare per mirare e menare il warg. 20 prende. E lo uccidi. Inizio a cancellare robe, ragazzi, perché sennò perché così abbiamo un po' più di spazio nel... ok, vedete che poi arriva da dietro. E muore. Rifodero la balestra che avevo tirato fuori e col maglio alla mano voglio correre verso il goblin e spaccare la catena se possibile. Beh, bisogna vedere se ce la fai, perché allora è quello da, che stavo calcolando da se te... ah, sì, però almeno adesso bonus action arrivi. No, non ce la fai. Vabbè, oddio, arrivi 30. Sì. Puoi fare, oddio, con... tieni conto che è più difficile con un martello tagliare un polso, spaccare una catena, che con un'accetta tagliare un polso, tendenzialmente. Però tira per colpire e tirami i danni. Mi serve per vedere se colpisci più che altro ferro. Considero la CA del ferro. Ah, no. No, cioè, non è che non colpisci, colpisci, ma senti sting. Rotolato, visto che era sul 18, ma purtroppo la fortuna è stata una... quindi non riesci a danneggiarlo, diciamo, efficacemente. Quindi... Adric fatto, tocca Krog per me avete abbandonato lì l'uovo, Ah no, scusami, te lo stai portando dietro Bremen. Ce lo state portando dietro Bremen. Dice presto, aprite il cancello e salite, salite, aprite il cancello e salite. Questi sono... io mi grido, girandomi verso me. E vanno sulla difensiva. E stanno sulla difensiva. Non riesco a spezzare la catena, Merrick, bisogna tagliargli il braccio. Tu hai arma da taglio, vero?
scusatemi, ho scatenato il cane. Mirko! Boh. Ho una scimitarra. Ti sento molto spento stasera, La scimitarra. La scimitarra è un'arma da taglio, Infatti. Allora, ci sono... C'è il gruppetto, quello là sopra in alto, che è ancora bloccato, perché non è ancora passato un minuto, giusto per... Due round sono passati, neanche. Tre, perché... Facciamo 3-4, perché c'è stato il periodo in cui scendevate e vi riposizionavate. Bono! Dopo ti faccio salire. Dopo ti faccio risalire. Dopo ti faccio le coccole. Dopo ti faccio le coccole. Allora, scusate, ho scatenato il cane, Allora, merda. Cosa fanno Goblin 10? Beh, il Goblin 10 spara ad Adric perché sei nano e sei brutto. Bisogna darti spiegazione. Critta! Sì! È solo un Goblin. Culo. 12 danni ad Adric. Cazzo, la soddisfazione di menare il tank al master, non toglietegliela. Allora, Goblin 11. Lui spara a Orso 2. Con vantaggio o senza... con avevo detto che questo accampamento poteva trasformarsi in un total kill party. 70 con normale. E lo missa. Perché ha... Quanto c'è ADC di... No, ha 11. Ah, 11, allora lo piglia. Allora... Gli fa ben 4 danni a Orso 2. Allora, per spegnere... senti, li segno sui tempi, va bene? No, no, li sto segnando io. Ah, ok. Allora, poi... Tu mettiti i temp dei tuoi, Sì, ok. Mettiti i temp dell'orso. Poi, Goblin 12, bloccato. 13. Qual è? Qual è il Goblin 13? Ah, questo che non è fermo. Questo viene verso di te. Un'idea e prova a tirarti una scimitarrata. 21 prende. Ragazzi, scudo. Se poi... Scudo. Ah, non prende, quindi. Ok, 21. Viene bloccato il suo corpo da una energia arcana. E niente. Goblin 14. Lui va su Spellix. Prova ad attaccare. E missa. Questo, il Goblin 15, scappa tutto il suo movimento. Ah no, questo era quello che non la... quello là dietro si era l'unico che si era salvato. L'unico che si era salvato. 16 e Manafek sono spaventati. Allora, 15. Tiro una frecciata allora ancora a Spellix. E missa. Allora, 16 inizierà a fare una gran corsa, cioè lui farà a movimento 30, quindi 60 feet. Dov'è? 60... Qua. Corre e se ne va. Goblin 17, questo qua. Ancora lo cavo perché mi ha rotto il cazzo, non me l'ho dimenticato prima. Quello è quello è bloccato. Questa è tutta la filza di quelli bloccati. Goblin 5. Un altro su Adric ci sta. E missa. Questo tira su Orso 2 e prende. Ica. E sono altri 6 danni all'Orso 2. Questi goblin stanno migliorando la mira. Beh, vi state anche avvicinando e stanno menando roba che ha poca CA. Allora, tocca a Goblin 7 che prova ad attaccare Kane. Cazzo, ti piglio!
culo. 23 ti piglio con lo scudo preciso, attivo? Sì, preciso, preciso. Madonna, che culo. Vabbè, 4 danni. E Goblin 8, vai ancora su di te, vai. E missa. Goblin 9, sempre su Adric, perché sei lì a fare da tank. 21? Piglia, cazzo. Cazzo fa... vai, però statisticamente ci stanno, 6 danni. Merrick! Se non ne menate, non state sparando a un... cioè, avete sparato a quelli grossi, ma a quelli piccoli non gli state facendo una ceppa, eh. Dov'è per sopravvivere? Io non l'ho già visto. È questo qua. Quello a fianco di me. Quello a fianco di Adric. Ah, ok, che è rimasto giù morto. Sì, è rimasto giù morto, cioè è a terra, faccia in su. Allora, così è 1, 2, sono 3 su 6. E ci arrivo sopra. Ok. Ok, voglio solo vedere quanto danno fai. Quanto la danno fa? Dov'è che hai detto che No. Al polso, cioè, al polso. È incatenata al polso. Quindi, dimmi cosa vuoi fare. Attacchi la catena, stacchi il polso. Che cosa? Stacco il polso. Allora, mi tiri con vantaggio. Giusto per vedere se critti. Anzi no, scusami, è un crit automatico, che cazzo dico, comunque. Però voglio vedere se colpisci, è un crit comunque. E tirami il danno, quindi raddoppia i dadi dell'attacco. Perché è una creatura prona in difesa, cioè è come se fosse indifeso. Tira un altro di 8. Solo un di 8? No, tirane un altro di 8, aggiungi un altro di... solo il di 8, sì. Sì, ok, va bene, va bene, va bene. 13 danni con creature che hanno 9 punti ferita. 9 e 4. Perché ho tirato Ok, ok. Sì, ok. Era abbastanza per ammazzarlo, quindi abbastanza per anche staccargli un polso. Pam, gli stacchi il polso, ha in mano una chiave con la catena e un moncherino di goblin attaccato. Ma le due guardie dietro sono lì ancora ferme? Queste qua stanno aspettando che apriate il cancello. E che saliate sulle slitte. E che saliate sulle slitte. Ho capito, però mi sa che io ritorno indietro alla slitta e mi faccio portare con la slitta fino al cancello. Non è che mi metto a correre come un cretino. Siamo lì. Va bene. Diciamo che ti prepari a salire. Senza che torni indietro. Ti prepari a salire. Prepari a salire quando passa. Con la chiave vado io ad aprire il cancello. Salgo sul. Partiamo con una slitta, almeno con una slitta. Ok. Tipo Croc. Dici, Croc, vieni, portami alla porta. Portami alla porta. Allora. Io ho esaurito tutti i movimenti. Aspetta, ho esaurito tutti i movimenti? No, beh, se stai fermo lì e aspetti che passi... Dico, lo usi quel movimento per salirgli su sulla slitta quando arriva. No, è che ho ancora il... Posso fare qualcosa? Bonus action hai. Ah, ok. No, niente. Allora, fine. Hai la bonus action. Perché l'azione è usata per spaccargli la cosa e prendere la chiave. Spellix prova di nuovo a fare... Vediamo se ce la fa. A fare uno shocking grasp. Vediamo. Mamma mia, 12. Basta? Minchia, non basta. No, scusami. No, non basta. 13. Questo qua. Niente. È bloccato lì. Va. Non può andare sulla difensiva. Che cosa può fare qua sopra? Niente. Nada. Non può fare perché non si mette a... Anzi no, ci prova. Run for his life, cioè, anche se non va, ci prova. Quindi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inizia a spostarsi, si becca un attacco dal goblin. Ragazzi, ma non vuole più restare lì, colpiscimi, ma...
10 lo manca, non riesce a colpirlo, quindi e si sposta. Però aveva provato a fargli lo shocking grasp per allontanarsi senza neanche rischiare senza questa roba, senza farsi attaccare. E... allora, Bremen. Allora, io prendo l'uovo e intanto lo butto sulla slitta. Ok, per me questo lo fai perché la slitta è qua, cioè fai questa roba qua, hai il movimento, hai tutto il movimento libero, ancora. Okay, dove vuoi andare? Allora, io mi ritrasformo in umano. Mm. E anzi, aspetta. Tieni conto che poi. Se riesco a fare. Ti spiego quello che voglio fare. Vai. E voglio fare la sfera di fuoco sopra i goblin qua del portone. Quelli. Questi qua? Guarda, ti faccio. È bravissimo. Quelli qua. Lì? Allora, diciamo sì. Che probabilmente. Ti dico, non sono per la roba, però. Siccome ha 40 di movimento l'orso, è probabile che arrivi, ti conviene fare il movimento qua, ritorni umano e lancio la sfera, ce la faccio? Sì. Ecco, un'altra cosa, posso dire, comandare agli orsi di andare ad aiutare Kane? Va bene, cioè gli indirizzi, andate, e gli punti di là. E gli punti di là. Se lo urli, Bremen, ti dico di portare via i tuoi orsi, non pensare a me. Se invece un comando telepatico, una roba di questo genere, non ti sento. Vabbè, ma non può, cioè lui, tu decidi, cioè nell'ordine decidi, Bremen, tu che cosa gli ordini. Tu di andare, no, di andarle ad aiutare. Di andare a aiutarlo, sì, distinto, sì. Vabbè, tanto. E io. Tanto non fanno più niente perché sono tutti sopra. Giusto? Non vedo altri lupi o altro qua che ci possono ad attaccare. Tanto arrivano, guarda. No, è che non si vede più niente oltre il ponte. Dopo visioni. Lo so. Non, usate la mappa del potrebbe... master per vedere. Usate la mappa. No, è che potrebbe esserci di tutto dietro. Al momento non ne percepite altri. Okay. Allora, uno va lì. E perché agiscono nel tuo round. E l'altro va qua. Si posizionano a fianco. A fianco di. Non ce la fanno anche ad attaccare, perché hanno usato il movimento per andare. Tu mi devi fare. Devi tirare per colpire o devono tirare per su destrezza loro? Aspetta, che adesso lo riprendo. Dammi un attimo. 5, 6, 9, 10. E Flame Sphere. È un tiro salvezza su destrezza. Su tiro salvezza su destrezza, mi sembra, sì. Ok, allora vado in ordine, da vado da sinistra a destra, cioè tipo che immagino che... dimmi tu se la fai così o così la sfera. Beh, scegli tu, è uguale, da sinistra verso destra, quindi qua e finisce qua. Ok, e la fermi lì, immagino, esatto. Per farli rotolare. No, attenzione. No, si ferma sul primo, No, io la faccio apparire. Dopo io posso muoverla, ma non so se riesco anche a muoverla. Allora, tu no, la puoi dirigerla. Leggi l'incantesimo, perché puoi dirigerla. Ma se la mandi contro qualcuno, se la mandi contro qualcuno, poi si ferma contro quella persona lì. Se non ricordo male. Allora, lui può muovere la sfera. Se incontra una creatura durante il suo movimento, la sfera si ferma e deve fare il tiro salvezza. Il tiro salvezza. L'altra roba è se iniziano il loro turno. Esatto, se iniziano. No, se finisce il proprio turno entro 5 piedi dalla sfera. Se arrivano qualsiasi creatura che finisce il turno con 5 piedi dalla sfera, deve tirare un make dex. Ecco, quindi no, non può. Quindi morale della favola è non rotoli, non fai fare il tiro a 4, No, lo fai fare a 1. No, aspetta, è con la mia bonus action che posso farla muovere. Sì, però si ferma comunque su una creatura sola. Si ferma su una creatura, cioè... una creatura, la creatura fa il save and throw un'altra volta. Beh, scusa, basta, non lo può lanciare centrale.
Allora lancio centrale. La può lanciare centrale, certo, ma mi deve dire su quale e finirà ferma lì, per cui poi si de- se non vogliono beccarsi i danni si devono spostare, però mi devi dire se attacchi il 6, il 5 o no, che cosa. Allora, per me è più istintivo attaccare il 5 dove c'è la freccia nera, il goblin. Ok. 5, sì. Prova, quindi è lui che fa il tiro salvezza. Poi vediamo. Tanto tiro. Cioè, dico che lo metto lì, perché poi sì. Finisce proprio lì sopra. La passerella è di legno, giusto? Sì, c'è anche la possibilità. Tiro salvezza su destrezza. Visto che 15 da fuoco di mezzo al danno, perché tu hai 15, giusto? Io 9 danni. Non importa. No, ho no, 14. Sì, di destrezza. Destrezza è 14. È più messo 2. Male. È messo male. Non è morto. Allora. No, di destrezza, tu di tiro salvezza al tuo incantesimo è 15, no? Hai alzato saggezza? Hai saggezza 18? Saggezza. È 15. Saggezza 18, sì. È 15. Allora. Tocca a orso 1. Ah no, scusami, l'hanno avevano già, hanno fatto, hanno già agito, orso. Manafek non aveva già agito, no, agisce adesso. Che spaventata Manafek. E Manafek va là in fondo. Alla fine del loro round dovrebbero ritirare? Dice che dura un minuto, in realtà non c'è scritto che c'è. Mi sa che dura un minuto. Dopo tu guardamela quella roba lì, anche se effettivamente sono un po' fuori dai coglioni in ogni caso a livello tattico. Per un minuto, mentre sono spaventati, una persona deve fare il suo turno per muoversi più lontano possibile da me. Di 30 piedi, non possono fare reazioni. Possono usare la sua azione di, possono usare solo l'azione di dash per provare a scappare. Dodge. Alla fine di ogni loro turno una creatura può ripetere il tiro di saving throw. Ok, quindi lo tiro per uno e per l'altro. Allora, ed è saggezza 15. Saggezza... No, no, saggezza 15, sì. Saggezza 15. Lo tiro prima per il goblin, quello che ha finito là. Non lo passa. E poi per Manafet. Non lo passa, quindi sono ancora spaventati. Kane, tocca giusto giusto a te. Ok. Allora. Vieni via, Kane. Sì, sì, adesso vengo io. Mi è venuto in mente, c'è una variante di Giorgetto che non hai mai usato. Sì, cioè, però sai cos'è, devo usare l'azione. L'azione in questo momento mi serve. Ah, ok, ok, ok. No, perché però in questa occasione di... proteggi tutti è una bomba quella là, eh. Lo so, lo so, lo so, ci avevo pensato, ma purtroppo a tirare fuori il Giorgetto adesso mi costerebbe un'azione. Niente, allora ti darò un attacco di opportunità del 13 e farò questo movimento qua, 5 20. Ma perché ha tirato 27 danni? Perché è spaventato, scusami. Tanto non ti prende neanche con l'altro dado, quindi niente, ti manca. Ok. E uso di nuovo la wand. Quelli sopra però non li becchi, eh. Attenzione, Questi due qua sopra. Quelli sopra no, no. È un cono. Ho capito, però stai sparando da sotto, allora il ponte. Sei sotto il ponte, quelli sono sopra il ponte, sono okay. Ovviamente coperti dal ponte. Questi due qua sì, assolutamente che li becchi, Ok. E allora faccio un'altra cosa, faccio shatter. Ok. Mi dispiace per i due, per i suoi orsi, ma farò shatter. Allora, per fare bene, puoi salvare uno dei due di orsi. No, perché voglio prenderlo, allora. No. Com'è che si faceva? Control, control. Okay. Questo è un quadretto da D a 10. Il tuo 10 sembra più piccolo del mio 10. Infatti. Riproviamo. Non ti conviene venire via? Solo che è già venuto via. No, il movimento l'ha fatto.
Ah, perché io vedo ancora. Sì, posso ancora finire di fare il movimento, però per la questione di razzo. Questo è un 10, questo è un 10, sì. Ok. No, questo è un 15. Vabbè, se non tu il 10 voglio cercare di metterlo in modo che prenda. Un 2, 3 sopra. Il 7, l'8 e il 13. No, no, non ce la fai. Lo shatter non parte dall'alto. No, ma è più 30 feet questa roba qua. La piattaforma è a 30 feet sopra di voi, è sopra di voi. Quindi non potrai mai fare. Lo shatter non parte dall'alto? No, è un punto in cui origina e c'è un'onda tonante a partire da un punto. Ah, ok. Allora cioè non è un flame strike. Non è un cilindro. Okay. Allora, data la situazione, uso la mia azione per tirare fuori il Giorgetto. Ok. L'attuazione per tirar fuori Giorgetto, che è sulla tua spalla. In che forma è Giorgetto? Usiamo l'ultima, come stavamo dicendo prima. Ok. Una cosa. Non hai ancora usato il nuovo frame, eh? Stai ancora usando Giorgetto normale, perché sta ancora lavorando. Sì, sì. Okay. Sì, quello lo so, è Giorgetto normale. Allora, vedete che questa volta il Giorgetto che estrae il nostro buon Kane è un po' diverso. Nel senso che quella che era, diciamo, il cannone da cui eventualmente lui sparava non è presente. È come se fosse rimosso, quindi assolutamente simmetrico come cosa. E c'è una piccola semisfera sopra di lui, in cima a Giorgetto, una cupoletta, che appena Kane lo evoca emette un boom. E vedete che sembra formarsi una tipo una barriera intorno a Kane e Spellix. Ricordami di quanto è? Cosa? Di quanto è il raggio? No, non il raggio, l'effetto. Di quanti punti ferita? Un D8 più intelligente, un D8 più 4. E tira il D8. Ogni round, no? Yes. Ok. Adesso vedrete che ci sputate su sta roba e fa ridere. Vedrete questa roba qua. Questa è una roba sgravatissima. E sono 7 punti ferita temporanei a te e allo gnomo. Flavio, mi si è bloccato tutto Fantasy Ground. Non riesco più a fare nulla. Prova a chiuderlo e riaprirlo. Bravo, esci e riapri. È l'unica roba se ti si inchioda. Anche lui stesso, no? Anche Giorgetto. Allora, aspetta che te lo metto. Gli segno. Lui è a 7 HP o 20 adesso HP? Mi ricordo quanti ne ha di HP. Vabbè, dovremmo. Aspetta, ti assegno. Ah no, è perché ti devo riprendere Giorgetto, il Giorgetto nuovo, e rimetterlo nella... Io avevo modificato il tuo Giorgetto. Dov'è che te l'avevo messo, Giorgetto? Stai parlando del token o della scheda? Della scheda. Perché... devo... Vedi, guarda, devo fare così. Devo togliere Giorgetto. Cancellare Giorgetto. Allora. Ui. Giorgetto dovrebbe avere 25 HP. Sì. Allora. Con spell attack più 7 e DC di 15. Ok. Tolto Giorgetto. Oh no, è da riscrivere tutto. Aspetta. Me l'ha cancellato. Porca puttana. Vabbè, non lo fare adesso. Non lo faccio adesso. Tiro. Comunque aveva 25 HP e 7 18, punti. E 18 di CA. Sì. Più 7 dovrò ricreartelo. Dovrò ricreartelo e sì, mettertelo nella scheda. Quando hai tempo, vedrò. Ok.
Snoopsuk lo possiamo togliere, che tanto non ci serve più, c'è solo la mano di Snoopsuk. Adric. Moi? Ok, allora direi che corro sulla sveglia. Non prima di aver fatto la bonus action, però sparo la mia... Questo sì, lo posso fare. Spiritual Whip non dovrebbe arrivare fino a uno dei goblin sul ponte, in teoria. No, non ci arriva. Si muove... 60 piedi? No, 60 piedi è quando lo lanci. Ha ragione, si muove solamente di 20 dopo, vero? Sì, esatto, vero. Solo di 4 quadretti si sposta dopo. Quindi 1, 2, 3, 4, niente, allora ritirata. Puoi iniziare a muoverlo, se vuoi. Bonus action non ti costa un cazzo, puoi iniziare a muoverlo. Se no non possiamo portarla... No, la portiamo vicino all'eventuale minaccia, però... Io mi ritiro, quello voglio dire. Allora, 1, 2, 3, 4. Diciamo che è qua e sta salendo, Sta infatti, salendo. Perché c'è anche da tenere così azione all'altezza. Quindi... Tu, allora, decido io e ti metto a guida del terzo. Tu sei okay. Salita sulla terza slitta. Tu sei il guidatore della terza slitta, dove c'è l'uovo. Allora... Ok. Allora, Croc parte. Allora, le slitte che non mi ricordo quanto hanno di movimento. Scusa, Adric sei riuscito a aprire? No, c'è Merrick che ha la chiave. Merrick ha la chiave. Non è ancora riuscito a aprire. No, ma saltiamo sulla slitta e dopo quando arriviamo al portone è la cosa più pratica. Che comunque io sono tornato indietro sulla slitta. Sì, ma tanto è indifferente, perché tanto metterti lì o metterti là è uguale. Allora, volevo solo vedere quanto ha... cioè, sei sulla slitta, solo che lo faccio alla fine del movimento. Allora, quanto ha di movimento un lupo? Te lo ricordi il... Guarda che problema. Ho 12 o 15 voglio vedere però... non item ma NPC volevo 35-40 feet mi pare. Lo dico su. Aspetta, non un dire wolf 40 feet a 12 metri 40 feet c'è un lupo normale, non stiamo parlando lupo di lupo normale. Okay, 40 feet 40 feet metri. Allora mi ricordavo giusto 40. Mi sembra che sia il dire che fa di più. Mi sembra che ne fa 15 il dire. Allora, doppio movimento. Mi sa che arriva. Infatti il dire wall se ne fa 50. 80 feet. Sì, praticamente tu, quindi Croc e Merrick, siete qua. Diciamo, te l'ha messo di lato, in modo da ok, arrivate lì, ok? Ok, Grok anche lui parte, per cazzi. Anche Grok parte, 80 feet, diciamo... No, mica se parte rimaniamo con una slitta in meno. Intanto c'è uno che è in forma. Vediamo come va avanti. Però parte anche lui. Diciamo che non li fa tutti. Arriva qua. Tac. Ok. Allora, questi qua. Bloccato. Ah, lo shatter avevi fatto tu, scusami. No, non l'ho fatto più. Non l'hai fatto più. No, ho fatto Giorgio. Ok. Tanto sono bloccati dai... Allora, c'è questo Goblin 11 che è in una posizione fantastica per venire a rompervi i coglioni. Allora, quindi... farà un attacco su Bremen e ti missa e si sposta di 30 feet. Arriva qua. Ok. Bloccato. Questo...
ragazzi, voglio vedere come finisce, per cui inizierei ad andare in un po' in un non li tiro, cioè se è bloccato in orso, vabbè, tiriamo, dai, fa un attacco 8, 12, a 11 la classe armatura l'orso, vero? Sì. Sì, vabbè, 3 danni all'orso. Poi next, questo attacca, prende e attacca l'orso 2, che è messo peggio, altri 7 danni all'orso 2. Finirà il combat prima che lo ammazzino. Poi il 15. Prova a spostarsi un po', ma non troppo. E tira una frezzata a Spellix. 19, prende. Gli fa 4 danni completamente assorbiti dallo scudo. Fantastica. Cioè, e ne avanzano ancora 3 di danni allo scudo. Perfetto. Allora, vabbè, eccoli qua. Quindi avanzano 3 danni. 3 di. Vedete che arriva la freccia e fa. E rallenta e poi cade a terra la freccia. Ah, questa è una figata. Allora, il goblin, questo qua, si nasconde dietro la tenda. Perché non è più in vista da te. Quindi basta che se non ti vede lo può fare. E se non ricordo male, se non sei in vista col tuo nemico, puoi muoverti. Tira per vedere se passa. Si è liberato. Però diciamo che è anche un po' fuori dai coglioni questo qua. Ok. Bloccato. 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 Allora, tocca a lui. Che scappa. Scappa fortissimamente. Proprio doppio movimento. Ok. Fammici picca. Dove è finito? Qua. Ok. Era quello che avevi colpito con la palla infuocata. Goblin 6, anche lui. Vediamo. Lui invece gli faccio tirare per vedere se. Volontà. Lui ce la fa e quindi prima spara e poi si allontana. Quindi tirerà un attacco su Bremen, perché è quello che ha sotto zampa, e ti missa. Dopodiché, non deve fare un tiro salvezza essendo vicino alla palla. Se finisce il round. Ah, ok. Dopodiché si allontana. Cioè, però prima di allontanarsi ho fatto un check per vedere se. Certo. Se aveva la presenza di spirito, arriva lì. Provarci. Ragazzo mio, comunque serve, si cavano di culo, poi non sono posizionati bene per menarvi. Allora, tocca a questi due che cambiano sponda e vi dicono che siete molto carini. Infatti, me l'aspettavo sta battuta. Allora, il 7 spara su Adric, il Spellix non ce la fanno, uno spara su Adric. E missa. L'altro spara su Kane. E missa. Da sopra. Ok, tocca a lui. E ricordo, la sfera è qua, di preciso. Quindi anche lui, vediamo se. Lui no.
non ha la presenza di spirito e quindi... Allora, sono 30. E 30. Cioè, corre e se ne va. Merrick, tocca a te. Sono arrivato al portone, sì, no? Sì. Allora vado, scendo e velocemente infilo la chiave. A proposito, non ho la mano del goblin, ho solo il bracciale e la chiave. Per il momento era attaccato lì sopra, poi vabbè, lo sfili via il polso e rimane lì solo il bracciale con la chiave. Una zappa di coni. Infilo la chiave nella porta e cerco di aprirla. Ok, sì, non c'è problema, non c'è tiro. Prendi, apri, riapri i portoni. Gli do una pedata alla porta che si apra quel che si riesce e ritorno sulla slitta. E ritorni sulla slitta, perfetto. Non ho nessuno a portata. Sì, no, perché i goblin non bonus li action, vedo. Bonus action, ti ricordo. Puoi usarmi la bonus action qua sopra. Ok, no, niente. No, tanto erano tutti lontani. Ok. Spellix, lui arriva e si tuffa sulla tua slitta. Alla buon'ora. Proprio si butta dentro a fianco dell'uovo. Bremen. Allora, io sposto la palla di fuoco addosso all'ultimo, al Goblin 10. Qua, diciamo, sempre glielo metto a fianco per... E tiro, sì. Salvezza su destrezza, tira già i danni. È 15, quindi di mezza. 10. Cioè, fa 3 punti ferita. Mi spiace perché sennò erano one shot tutti questi danni qua, erano, se non si salva. Però la destrezza è oggettivamente la stat migliore dei goblin. Una cosa, sono indeciso se chiamare gli orsi o meno. Richiamare gli orsi. Decidi tu. Però più che altro movimento, perché... poi, perché per ora hai usato una bonus action. Ok. Allora faccio una cosa, ordino agli orsi, non so se riesco, di attaccare i due goblin che hanno, perché quello è inutile, non c'è bisogno di dichiarare quelle robe lì, e dopo di seguirmi. Ok, vabbè, fammi un animal handling allora, però per vedere se ti seguono sta roba qua. Tirami un animal handling in torre, giusto? Tiramelo anche libero, tanto... Ok. Vedremo poi cosa... come agiscono. Come agiscono. Tu come vai? Dove ti sposti? Aspetta, l'uovo era caricato, giusto? L'uovo è... ce l'ha... è sul... l'uovo è dove c'è Spellix. Dove c'è Spellix? Ok, allora, niente, io mi muovo e corro verso l'uscita. Ok. Diciamo tu puoi spostare, volendo arrivi sulla slitta di Ogrk. Ci arrivi sulla slitta, okay, di Ogrk. Buono, vado allora. Allora, boh, ti metto qua insieme a Ogrk. Ti sali sopra. Orso 1 e orso 2. Vabbè, orso 1 proverà ad attaccare. Cazzo, misso. Questo orso fa veramente cacare. No, lascia attaccare me. Ah, volevi tirare tu, scusami. No, fa niente. Vabbè, fa niente. No, è che voglio velocizzare. Riesci a missare con tutti e due gli attacchi. Orso 2. Cioè, è con un 9 piglio, orso 2. 11 lo massacra. Quindi Goblin 14 è andato. No, allora se lo prendi come 9 il secondo, il bite l'hai preso, hai fatto 10.
9 di danno di dado, l'altro avevo fatto 4 di dado. Allora, bam, questo è andato. Va a dare una mano all'altro, a Goblin, quindi dà un morso al Goblin 13. 12 non prende. Sto tirando veramente di merda, perché ho tirato 2, 4, 9, 6 con 4 attacchi, eh. Vabbè. Quindi, come vedi, non ti seguono per ora. Se ne sono impegnati, impegnati ancora a combattere. Manafek deve scappare. Se ne va anche lei dietro qua. E prova a fare un tiro salvezza su saggezza. Crittona, e quindi vabbè, 19, e quindi è libera, ma in Giappone, è in Giappone, è in Giappone fondamentalmente. Kane, ok, ci sto io nella slitta con Adric e... schiacciandovi un po' sì. Ok, Mordecai, muoviti. Allora io salgo sulla slitta pure io. Faccio attivare l'effetto di giorgetto con la mia bonus, quindi sono un altro tira, D8. Tira il D8 più 4. 7 più 4, 11. Questa, allora, 11 danni. Avete, segnati Adric, hai 11 punti ferita temporanei. E 11 Perfetto. Diventano anche i punti ferita temporanei di Spellix. Cioè, no, ragazzi, ne avevano ancora 3. Non importa. Non si sommano. Non si sommano, diventa il maggiore dei due. I punti ferita temporanei perfetto. Non si sommano, si tiene il più alto dei punti ferita temporanei. Quindi anche a me diventa 11. Anche a te diventa 11. Sì, ma voglio dire, ragazzi, sputateci sopra su sta roba. Ha dato 11 punti ferita a 3. E lo fa ogni round. Quindi anche se glieli consumi i danni, buff, boom, boom. Impressionante, diventa un tank, Dio. Non di resistenza. Beh, ma sì, l'unico difetto è che dovete stargli tutti vicini a Kane. Vabbè, Non a me, a Giorgetto. Però. Adric, vai, dimmi. No, hai ancora la tua azione. Posso sparare shatter sui due sulla palizzata, però. Oh, certo che sì. Allora, lo shatter sul loro due. Costituzione? Costituzione, sì. Questo, vero? Tiro intanto i due tiri salvezza. Il primo si salva, il secondo si salva, però quindi di mezzi. Però sono 4 di 8. Ecco, bravo. Il 7 e l'8, vai. Tira, che sono questi dimezzati. 13 sono... anche qua che tiri di merda che fai. 7 e 8. Sottomedia fantastica. Ma che voglia. Anzi no, scusami. Ancora meglio. L'effetto che vedete è questo qua, che a un certo punto sentite. Ah! E vedete che volano via due goblin dal parapetto e vanno a spiattellarsi uno contro la parete e cola poi rapidamente, l'altro va a finire schiacciato contro la gabbia sotto di lui. È uno cazzo, Adric, parti! Adric, tocca giusto a te. Mi lancio all'impazzata proprio verso la porta. Sono buono da master, volendo. 20 feet, 20 feet giusti ci arrivano a benare questo, Mentre passerò sotto il ponte darò un'occhiata alla di mia... Bassano, mentre passi sotto il ponte di Bassano e con un gesto proprio vai a dare al goblin una mano, voglio dire, giustamente sotto forma di martellata sul ginocchio. Martellata astrale sul ginocchio, meglio ancora. Infuocata, tra l'altro. Vai. Preso. No, forse preso sto giro. Quello che voglio ringraziare Bremen, perché è l'unico che si è preoccupato di me che ero nell'angolo in alto a sinistra da solo. Per quello. Morto anche Goblin 10. Okay. Ti mandiamo via. Sarà per Merrick e Radric, io ero ancora lì. Ok. Io ho fatto tutto il combattimento. Adric, poi ti fai i tuoi, anche tu, i tuoi 80 feet, perché a questo punto hai la velocità,
cioè Adric. Allora, non andiamo a ammazzarli tutti. Ecco, ecco, scusatemi, perché vorrei uscire dal tempo di combat, cioè siete lì nella stessa roba. Vorrei uscire un attimo da tempo di combat, perché telate o cioè correte o ormai è andato tutto quando in vacca, io telerei. Ecco. No, correte con le slitte oppure girate e dite ah, adesso controcarica e veniamo a sterminarvi tutti. Cioè, è scelta vostra, perché così decido come gestirla la cosa, Quanti sono più o meno quelli che sono rimasti? Non ne hai ancora idea, cioè immagina la scena concitata, cioè siete usciti, bam, alcuni erano fermi, non agivano perché erano stati fermati da Yarbnok, che li stava trattenendo. Poi è stato smascherato Yarbnok, hanno iniziato a volare schiaffi da tutte le parti, avete aperto in due il guardiano del portone, spalancate le porte, state uscendo. Sai che non sono molti. E più che altro hai visto la loro abilità anche, Io mi rivolgo a Merrick incalzandolo e dico: Merrick, cosa diavolo stai aspettando? Andiamo. Vabbè, Adric è in corsa, sparato. Sta sparando verso la roba. Esatto. Io richiamo. Cerco di un richiamo che posso sapere per richiamare gli orsi. Salmone, qui salmone. Salmonella. Adesso vedi. Sì, ho capito. Tu li cerchi di richiamarli, ok? Voglio capire che cosa fate, perché mi serve a capire come gestire la scena. Direi di telare. Io voglio telare. Allora, Adric tela, Bremen tela. Decide chi guida le slitte. Tu Adric, tu fai per telare. Le due guardie sarebbero per telare. A meno che non li fermiate. Quindi per me state telando. Io gli dico però di rallentare per vedere se escono. Sono bestie, se la cavarano benissimo. Vi ricordo rallentare un par di ciufoli, che qua fuori ci sono almeno 2 più X, dipende, forse 3 torri di guardia. Ok? Ah, è vero. No, è vero. Quindi quando uscite adesso. Ma io devo fare una domanda a Bremen. Ma queste creature che non le hai evocate? Sì. Quindi, cioè, non sono creature vere e proprie. Però per me sono sempre Allora, adesso facciamo vi beccate un attacco a testa. In slitta. Cioè, sarebbero 2 attacchi per slitta, però siete in 2. L'unico con cui dovrò vedere, ma è più o meno inutile, sarà quella alla slitta da 3. Perché le slitte sono... partiamo la prima. Croc e Merrick. Un tiro su Croc. Allora. Io faccio un Negasini Oak quando torneremo, che è partito da solo. Che boy, se lo faccio litigare con lo sceriffo. Il bastardo. Allora, Croc, non mi ricordo quanto hanno di punti di... Allora, preso Croc. Si becca. Croc è messo molto male. No, per un punto ferita non muore. Poi attacco su Merrick. 12 ti missa. Poi abbiamo la slitta, quella con Bremen e Ogrk. Dalle torri, invece... mentre passate dalla portone sullo spiazzo, passate davanti alle torri. Alle torri. Certo, ma vediamo che escono tutte queste frecce da un'unica torre? No, sono da 3 torri in realtà. Ok. E non tutte vanno a segno. Faccio 2 tiri a testa, poi il resto continuano a provarci, ma è più o meno inutile che tiri, perché quando siete oltre... Faccio i tiri quando gli passate a fianco, fondamentalmente, quando hanno la maggior possibilità. Croc, andiamo... No, scusami, Ogrk, questo tira su Ogrk.
Non mi ricordo mai quanto hanno di punti ferita. Non lo piglia. E quest'altro su Bremen, 12, non ti piglia. Ora faccio di nuovo un attacco a testa sul più o meno inutile, però lo faccio, che in Adric e Spellix. Ne beccate uno a testa, dai. Kane, 17, miss. 18. Adric, 18. Non hai lo scudo, Adric. Adric, dove l'hai messo lo scudo? Cioè, ce l'hai, ma stai tenendo le redini, non è che stai tenendo lo scudo così, cioè, scusatemi ragazzi, cioè cerco di tenere, cerco di tenere un minimo di realismo anche su questa, questa roba qua. Sono io che sto guidando la slitta, però. Siccome stai guidando la slitta, stai tenendo le redini della slitta, quindi hai le braccia che sono tenute ferme in questa posizione, lo scudo non ti dà, non puoi fare così per parare con lo scudo, per tenerlo e coprirti. Allora, quindi 18 ti piglia, giusto? In quel caso, però tanto adesso vediamo. Ha fatto 17. Non c'ha comunque il più uno della mia CA? Tu quanto hai di classe armatura? Le avevate distribuiti le CA? Tu hai? No, io avevo il ma io l'ho messo sullo scudo. No, l'avevamo fatto, ti ricordi? 18 piglia, ma non vi preoccupate. L'altra, vediamo se piglia Spellix. Spellix missato. Però anche tu vedi 5, quindi anche tu vedi che quando c'è queste frecce, che in realtà la scena che vedete, che voi siete quelli che chiudete la fila, vi arrivano anche più frecce alla vostra, però vedete che intorno a voi sembra formarsi quasi una cupola e vedete si bloccano, la vedi che è centrata su Giorgetto, c'è Giorgetto che sta facendo questa cosa qua. Ok, allora High five con Giorgetto. Partite. E come siamo messi? Sì, dai, allora vediamo di chiudere questa cosa qua. No. Gli orsi sì, ma saranno più lenti di voi. Cioè, sono più lenti di voi. Quindi adesso vedremo. Che arrivano con me per darci una mano. Vediamo perché voi partite e vi lanciate. Allora, veloci per quanto potete, però vi ricordo che state facendo un percorso in discesa sulla montagna. Vi chiedo quanto spericolati volete andare. Volete andare in modalità déjà vu? I've been here in this place before. No, io volevo andare in modalità che quando le torri sono alla nostra, quando le torri non sono più in vista, possiamo che rallentare. Ok, perché. Allora, no, ve lo dico, perché se no vi faccio tirare per vedere se non tirate anche dritto perché... a un curvone. Questo però, scendete man mano lungo le pendici della montagna, cioè arrivate fino alle pendici della montagna e vi ricordo, scusatemi, questa la si può chiudere. Vi ricordo questa è la vostra Icewind Dale e voi eravate più o meno qua. Ok? Esatto. Ok, questa montagnola, da queste parti qua eravate, era Karkolok. Vi lanciate sulle piste innevate, però evidentemente il rallentare, cioè per non cadere giù per la montagna, ha dato un attimo di tempi. Non si può. Cosa rallentare? Andare giù per le piste innevate. Hai ragione, e effettivamente vi ricordate che è vietato scivolare giù per le piste. È vietato per decreto, non potete scivolare. E quindi, siccome è vietato per decreto, siete andati al massimo della velocità, sapendo che per decreto non potevate scivolare giù dalla montagna. Avevo la mascherina e il gel per le mani. Ma lì non importa, cioè tu arrivi. Tu arrivi e non lo sapevi. Ma il ministro ha predisposto che tutte le seggiovie adesso abbiano un dildone installato sul posto a cui ti devi sedere. È una nuova manovra per impedire, per dire, fino a marzo
Potete sciare, ma vi tocca infilarvi questo robo qua ogni volta che salite. Ci sarebbe qualcuno che farebbe la sfida. Hai ragione, non volevo dirlo, ma hai ragionissimo, ci sarebbe qualcuno. È più un favore che lo sfavore. Qualcuno dice, ma non c'è il sovrapprezzo per questa roba qua, di solito pagavo. Esatto. Okay. Va bene, scusatemi, a parte la deriva, assolutamente family friendly. Allora, arriviamo. No, la cosa che sentite, però, sentite un... E evidentemente hanno acchiappato, montato i lupi e si sono lanciati al vostro inseguimento. Quindi... Era quello che immaginavo. Vediamo un attimino come va. Ditemi se volete fare qualcosa. Cioè, l'idea è che voi siete adesso campi innevati. Cioè, non c'è questa grossa cosa. Cioè, passate attraverso. Non è vuoto tutta questa cosa qua. Passate attraverso alberi, foreste, soprattutto vicino alla parte del. Quando vi allontanate un attimino dalla montagna, ditemi se volete fare qualcosa. Non mi si sente? Troppo alto? Ecco. Abbasso? No, perché pensavo che Adric avesse detto che non sentiva o che non parlava. No, santo. Ah, ok, scusami. Allora, aspettate che metto Travel by Sled. E dobbiamo liberarci dalla zavorra. Buttiamo il nano. Anzi, lo alloniamo. Ecco, sentite che ogni tanto sentite dietro. E siete in qualche modo braccati. Volevo capire se... Cosa volete fare? Cioè, sentite dietro di voi il... lupi. Non sono vicinissimi, però sembra che... più vicini di quello che vi aspettavate. Probabilmente... sono riusciti a scendere più rapidamente di voi dalla montagna, visto che un lupo rispetto a dei cani attaccati a una slitta è un po' più agile a muoversi. Riusciamo a capire. Allora, con un percepire possiamo riuscire a capire quanti sono indicativamente, o è troppo difficile fare la stima? No, cioè ne sentite, perché ne sentite, cioè, 3-4, almeno 3-4 o... ululati diversi, poi non sai determinare questa cosa qua. Allora, le cose sono due. Mentre sto guidando la slitta faccio ok, ora lettiamo e li aspettiamo da qualche parte. Pronti all'attacco? Io vorrei provare... Oppure a battere un albero per cercare di fargli creare una sorta di ostacolo. Cioè, io mi voglio proprio girare dietro, tipo che non so, una Firebolt o da Scorching Grey, cercando di abbattere un albero almeno per farli rallentare, dico io. Da più tempo noi per abbatterlo con una Firebolt è un po' difficile, però una mia Firebolt fa 2 di 10 più di 8. Sì, è più probabile che gli dai fuoco all'albero, ecco, quello, cioè li rallenti, ma perché fai l'effetto... Anche, va bene. L'effetto fuoco. E... Vabbè, vediamo. Allora, fammi un... Posso farlo anche con lo shatter, magari. Così magari posso prendere più alberi. Lo shatter è più probabile che blocchi la cosa. Però tieni conto che fin tanto che non sono abbastanza vicini da voi... ci girano in... Cioè... finché non sono a vista, non è che li rallenti troppissimo con perché sta roba qua. Non so, ok. Cioè... Allora voglio provare con l'effetto fumo. Quindi sparerò una Firebolt da qualche parte per... guardo Bremen. Ah no, Bremen non è come, quindi non glielo dico neanche. Niente, Firebolt su un... Ok, tirami per vedere quanto danno gli fai, giusto per vedere che sia abbastanza da picciarlo. Sì. Decisamente, 15 danni da fuoco prende, vedete che si inizia a piccare l'incendio al... E se mai faccio fare una pompata a Giorgetto, se mai che dovessi fare 8. Niente, va bene, 11. Ok, beh, quanto dura però quello lì, un minuto?
La cosa di Giorgetto? I punti Giorgetto ferita. Dura un'ora. Sì, Giorgetto sì, no, ma i punti ferita temporanei quanto durano? Vabbè, allora... guardatelo quello lì. Allora. Ok, allora, facendo questo, direi che provano a vedere se riesco. Non c'è il tempo, che garantisce ad ogni creatura a lui stesso, ad ogni creatura in un raggio di 10 feet un numero di punti temporanei pari a 1d8 più il tuo modificatore di intelligenza. Ok. Non c'è il tempo. Quindi i punti ferita secondo me rimangono fino a uno short rest o fino a che è attivo lui. Allora, Perception. Provano a traccarvi. Quindi vediamo un attimino. Però non tirano col vantaggio, perché il fumo in qualche modo copre. Ah, ok. Passa un po' di tempo, però dopo un po' risentite il rumore dei lupi. Io faccio una cosa. Posso? Sembrano più lontani, sembrano più lontani. Che hanno comunque perso del tempo. Probabile. Per ribeccare le tracce. È modo per confonderli. Ditemi posso se volete fare qualcos'altro. Per io far guido. Sparire le tracce, io posso fare un pass without trace. Oh yeah. È quello che devi guardare, perché c'era qualcosa nel pass without trace, perché non mi ricordo se copriva magicamente le tracce. Se ti dice allora druido di secondo? Sì. Masking you and your companion from detection. Allora, è possibile, ma ricordati che dovete stare vicini. Sì, dovete stare vicini. Una cosa. Facciamo così. Allora, lo puoi fare questa cosa, però devi praticamente stare in mezzo e farti, cioè dovete andare tre slitte affiancate praticamente, per fare questa cosa qua. Io chiamo e gli dico statemi vicino, che cerco di fare in modo di nascondere le tracce. Magari piuttosto rallentiamo un attimo come velocità e lancio l'incantesimo. Ok. Aspetta, tu usare il pass without trains? Sì. Esatto. Allora io voglio aiutare cosa facendo questo. Voglio usare il magical tinkering. Voglio prendere un oggetto qualunque che ho, grandezza tiny nello zaino. Praticamente è la prestidigitazione dell'artifice, per farla breve. Mm-hmm. Per creare il mio odore su questo oggetto e lanciarlo tipo il più lontano possibile da me. Ok. Allora, allora vi avvicinate a Bremen, che quando vedete si concentra un attimo, lasciando che i cani vadano per non stai guidando, sei come passeggero. Vedete che si concentra, Rindyokyo, so, Retsusai Zen, no, quello è da ninja. E vedete che improvvisamente c'è una sensazione molto strana, perché sembra quasi che gli alberi si pieghino su di voi. E vedete come una specie di... quando vi muovete c'è un turbinio di neve che si muove insieme a voi. E quando gettate l'occhio dietro di voi, vedete che non c'è nessun segno del passaggio delle slitte, né dei cani. Non ci sono orme. Io intanto sto guardando davanti, quindi non lo so. Ok. Successivamente poi vedete che Kane prende una sfera che sembra tipo, avete presente un incensiere da messa, quelle robe lì. Vede che ci sono dentro delle erbette, brucia dentro, cosa, accende un attimino, fa un attimo di fumo,
ma un sottilissimo fumo, e lo lancia e lo lascia cadere via. A questo punto passa un'ora, passa due, non sentite più tracce. E allora rallentiamo perché ci hanno perso, così ci possono ritrovare. Ah, c'è ottima osservazione. Abbiamo fatto tutto per farci allontanarci, adesso boh, ce l'abbiamo fatta, adesso combattiamo. No, è stata troppo facile. Allora, c'è Croc che lo vedete, che Croc è con te. Croc era con te, Bremen, giusto? Sì. Croc è tipo che ogni tanto lo vedi che si sta tenendo una spalla e ogni tanto è tipo cerca di tenersi sveglio, però è vigile. Fatti un cazzo Croc tutto sto tempo, cioè, ho capito, si è presa una frecciata a un punto ferita, cioè quindi non ha fatto niente se non prendersi schiaffi in faccia, che è un po' la funzione degli NPC. Allora riusciamo dimmi se volevi fare qualcosa. Sì, volevo curarlo, faccio un cure wounds, giusto? Ok, incantesimo, sì. Quindi esatto, cos'è sì. Che dovrebbero essere dipende da che livello lo usi. Un di 8 del primo. Oh, no, del primo. Cioè, e vai con Dio, cioè NPC di merda, non hai fatto un cazzo. Di 8 più la proficiency. Più la proficiency. Beh, visto che mi trovo, la uso anche su me stesso. Cure Wounds. Ok, segnatevele che le usate. Tu, Adric, come sei messo? Sì. Malissimo. Bremen, tirami il dado. Vediamo di quanto mi curi Croc. Quanto ti manca te? 4 punti vita. Ne ho presi allora, Bremen, Bremen, il potere della natura è in te perché rifulli Croc. Vedete? Ma tu puoi curarti, da solo. Io mi sto preoccupando, ma tu ti puoi curare da solo. Vedi che Croc fa. Grazie, mastro druido. Ti devo la vita. Siamo. Vedi che fa, Croc fa. Og, ci siamo salvati! Forse vedremo un altro giorno! Sì! Forse. Sì, cazzo! Ah, no, scusate, sì, cazzo! Ah, esatto, andiamo! E vedete, se usate qualcos'altro per curarvi, ditemi. Segnatevi i danni. Quante volte hai preso tu, Adric? Adric ne ha preso un sacco di schiaffoni. No, guardavo se potevo fare una cura per tanti. Vedo quante. Allora, se no, è che se fai guidare qualcun altro, ti puoi fare il rito del riposo. Quello spell di secondo. Puoi fare il. Però dovresti far guidare Kane, cosa che è fattibile. Cioè, infatti. Se vuoi avere i 10 minuti di cast, ma per fare, scusa? Io posso fare Cure Wounds banalissimo. Ma se non vuoi fare Cure Wounds, se vuoi dare. Si chiama ottimizzazione degli spell. L'ottimizzazione degli spell si chiama. Dov'è di secondo? Prayer of Healing. Prayer of Healing. Preghiera di guarigione. Preghiera di guarigione. Perché con uno spell di secondo. In realtà no. Allora, curi 2 di 8 più spellcasting modifier a tutti. Infatti sì, è quello che stavo guardando prima, se vale la pena tirare su a tutti. Ah, vabbè, se non vuoi tirarlo su a tutti, allora puoi lanciartelo solo su di te. No, però allora che dico... Sì, ma è che ragazzi, anche un Cure Wounds ti cura su te stesso... No, devo comunque. E ti cura di 2 di 8 più spellcasting modifier. Anche il se lo casta di secondo. Sì, se casti uno il Cure Wounds è singolare, la Prayer of Healing è ad area. Sì, ma è per un uso di slot di secondo livello. Comunque, se te lo fai come Cure Wounds, ti lanci 2 di 8 più modifier. Sì, ma se devi usarlo di secondo, a sto punto tanto vale effettivamente che fai la Prayer of Healing. È quello che stavo dicendo, è quello. Sì. Cioè, ti cura la stessa roba, solo se hai il tempo, se hai 10 minuti di tempo e c'è qualunque altra persona che ha bisogno anche di un punto ferita, conviene sempre lo Prayer of Healing. Ne ho presi 4.
Ora ci darei di un attimo. Ah, e c'è, c'è Spellix che ha subito danni. Spellix è messo male. Infatti. Allora. Beh, non malissimo, però ha subito ferite anche Spellix. E do le mie redini a Kane. Mi accovaccerò dietro. E in meditazione. Beh, per una davanti, decina di minuti. Davanti. È una slitta. Sì, vabbè. Ok. Girato di spalle, allora. Casterò lo spell. Ah, e davanti a te c'è, c'è praticamente, cioè vedi che c'è Spellix che è attaccato a questo uovone gigante metallico. Richiamo anche gli altri che si avvicinino con le Tra l'altro il la vostra slitta è quella che ha più peso in assoluto, e non per colpa di Adric, eh. Okay. Giusto per dire che forse converrebbe spostare uno su un'altra slitta, piuttosto che tenere tre persone più, più l'uovo su una slitta sola. Quasi quasi conviene che ne so... Elix che salti insieme con, decidete voi, però io tiro, tengo conto che, ecco, che quella di Adric così sta andando un po' più, più lento. Hai ottimizzato, perfetto. Quindi sono 6 punti ferita. Allora, 6 punti ferita a te, a Spellix, a me. Perché 7? Ah, 7, sì. 1 no. più 2 più 4. Ah, 3 più 4, 7, sì. Allora, Spellix è full. Io pure. L'ho beccata anch'io? Ne puoi indicare, puoi indicare fino a 6 persone, mi pare. Allora tutti. Sì, quelli a cui erano rimasti persone ferite. Allora io vado a 7. 19. Allora, quello che si è curato. Gli a 0. Ok. Ma noi possiamo comunque nel viaggio riposare? Fare il no, riposo breve? Nel viaggio non fate riposi breve. Allora, il riposo breve. Se una slitta che si muove. Allora, cioè... Sni, il riposo breve lo concedo a chi è passeggero. E io non sto guidando, sta guidando la guardia. Perfetto. Chi, chi è passeggero, concedo il riposo breve. Perché sta lì pigramente seduto sulla slitta. Io sto guidando questo. Io sono. Io l'ho rimesso a nuovo questo qua. Sai, fatto il tagliando. Ma Merrick, anche tu eri sano, no? Non ti aveva curato del tutto? No, chi? Ero 14 punti ferita, ne ho guadagnati 7. 7, te ne mancavano altri 7 e adesso... E adesso rimango a 1. Ah, rimani a un punto ferita. Ma sì, non se vuoi puoi tirare prima anche tu il riposo, siccome sei seduto sulla slitta. Ditemi se però vi scambiate, cioè ditemi se ridistribuite il peso, eh. Quello conviene, sì. Ve lo chiedo perché tengo conto dell'andatura che, a cui potete andare, perché dopo un po', dopo un po' quelli di Adric... Adric Spellix che si deve spostare. Spellix vorrebbe spostarsi con l'uovo. Sì. Sapevo che si sarebbe spostato con l'uovo. Non cambia un cazzo, se Spellix si deve spostare con l'uovo, cambia beh, un cazzo. Beh, conviene comunque che cioè che rimangano Spellix che è leggero, più l'uovo, più una persona, e la terza persona vada su un'altra slitta. Io ho Adric, praticamente. Quindi se Adric va su un'altra slitta è comunque peso tolto da quella slitta lì, Dai, faccio così. Potete prendere a schiaffi Spellix e togliergli l'uovo anche, cioè... Facciamo, ci invertiamo io e Merrick, piuttosto. Anche invertirvi tu e Merrick... sicuramente forse converrebbe Merrick, Spellix e l'uovo. E quello è come avere due persone questa normali. Questa mi sembra la cosa migliore, anche perché io voglio che uno di noi rimanga con Spellix. Cioè, per minimizzare il peso sulla slitta sarebbero Merrick, Spellix e l'uovo. E quello è equivalente ad avere due di voi taglia media. Se invece metto due di taglia piccola più l'uovo, più o meno siano lì. Non è vero, però sarebbe ancora un pochino più pesante, ma più o meno siano lì, cioè, dell'ordine di 10 kg. Se non ci seguono più i goblin, non abbiamo la fretta di andare veloci. No, però sono uno stronzo di master, voglio capire come vi muovete, voglio sapere... No, ho capito. Voglio capire se poi fate 10 miglia, 20 miglia, 30 miglia, eccetera, perché... Avrebbe senso alleggerire la nostra...
se abbiamo ancora la paura che i cobra ci possano beccare. Allora andare più veloci perché il peso è più leggero ha un buon senso. Se invece non abbiamo la fretta di essere seguiti, in realtà possiamo anche andare benissimamente così. Noi saremo più lenti. Sì, tieni conto che la slitta Adric, Kane, che... più Spellix, yeah, più uovo si stancherà prima. A me va bene, io reagisco. Comunque dobbiamo passare, dovevano passare due ragazzi, giorni. Vabbè, però facciamo una cosa. Tanto non cambia niente. Cioè, se mettiamo, se anche Kane... scusa, Kane... Allora, facciamo una giornata. Allora, facciamo la giornata. Tanto comunque dobbiamo... Non ci arriviamo a Brishander, perché ci vogliono due giorni. Quindi facciamo una giornata, ormai siamo partiti così, finiamo la prima giornata così, l'indomani ci carichiamo meglio. Ok, sì. Comunque, allora, chiudiamo. Ragazzi, tranquillamente guidare è la mia slitta. Quattro. Sì, sì, poi... Aspettate che ho staccato le cuffie. Ottimo. Eccomi qua, adesso mi sento di nuovo. Allora, volevo andare in chiusura ricordandovi che mentre i vostri fedeli cani si prodigano per accompagnarvi lungo le lande gelate di Icewind Dale, sembra che siate riusciti a, per il momento, a sfuggire ai goblin inseguitori. Avete con voi il loro ex capo. Anche in cielo, per vedere se vedo ancora quella figura. Ok, no, al momento no, non la vedi. E ragazzi, la chiudiamo qua. Quindi vi state allontanando, siete sopravvissuti all'uscita da Karkolok. Non avete sterminato il goblin, non avete scelto di fermarvi e massacrarli tutti, però siete riusciti a uscire con il loro ex capo. Vedremo poi come si evolverà questa cosa, o il ritorno a Brishander o quello che succederà dopo. Detto questo, ragazzi, scusate, mi sta rubando posto in telecamera qua il cane. Detto questo, spero che stasera vi siate divertiti tutti quanti. Ci vediamo lunedì prossimo. E fino alla prossima, rollate, che vi passa. Saluta Warfo, saluta. Ciao a tutti, ciao. 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 Dov'è qua? Ciao a tutti!